Buongiorno a tutti, cari ragazzi, colleghi, docenti, benvenuti a questa quinta edizione di Porte Aperte e la seconda in regime di sicurezza sanitaria. Per fortuna qui cominciamo a vedere un po' la fine del tunnel, la luce in fondo al tunnel, perché in realtà questo evento appunto è un evento che faremo in modalità mista, quindi in presenza e a distanza. E cominciamo a riprendere confidenza con le buone vecchie abitudini, appunto, di vederci negli occhi e parlare di persona con i nostri interlocutori principali, che sono i ragazzi. Io sono Francesco Gianzanti, referente di Ateneo per l'orientamento. E vi do il benvenuto a nome di tutta quanta la comunità Univac e cedo subito la parola al nostro magnifico rettore, il professor Edoardo Alesse, che vi darà un saluto di benvenuto. Buongiorno ragazze, buongiorno ragazzi, buongiorno genitori. Mi chiamo Edoardo Alesse, sono rettore pro tempore dell'Università degli Studi dell'Aquila, che è un'istituzione accademica tra le più importanti e prestigiose del Centro-Sud. È un'istituzione che eroga una settantina di corsi di studio tra triennali, magistrali e ciclo unico, nonché numerosi corsi post-laurea. Questi corsi vi saranno illustrati successivamente dal professor Gianzanti, che è il referente per l'orientamento, e dai delegati dei dipartimenti, cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti per l'attività che stanno svolgendo. Noi abbiamo svolto il precedente anno in modalità telematica o in modalità mista, per gli ovvi motivi che conoscete. Tutto è andato molto bene, siamo riusciti a garantire la regolarità dell'anno scolastico e la validità dei corsi, dei titoli acquisiti. Di questo ringrazio naturalmente lo staff informatico che ha reso questa esperienza apprezzata da tutti, dal personale interno e da tutti gli utenti, inclusi gli studenti. Per l'anno prossimo vorremmo fare qualcosa di diverso, però vorremmo tornare in presenza, lo dico molto chiaramente. Perché abbiamo aule adeguate a garantire la presenza degli studenti, perché abbiamo laboratori e strutture di supporto capaci di far fronte anche a situazioni emergenziali, perché abbiamo un sistema informatico che è in grado di esercitare un'azione di monitoraggio e di tutela delle persone che funziona in maniera estremamente efficace. Quindi abbiamo tutto ciò che serve per ripartire in una presenza che mi piace definire sicura, restituendo agli studenti la possibilità di studio, di ricerca, ma soprattutto di copresenza, di familiarizzazione, di socializzazione, insomma quel senso di comunità che è l'elemento centrale, oltre allo studio, delle comunità accademiche che qualifica nel migliore dei modi un percorso di studio. Ragazzi, l'Università degli Studi dell'Aquila con il suo patrimonio culturale, con i suoi saperi che spaziano dalla medicina all'ingegneria, dalle scienze umane alle scienze dure, solo per citarne alcuni, vi garantirà un'offerta nella quale potete fare le vostre scelte, più adeguate. Io sono sicuro che voi, seguendo le presentazioni che oggi vi verranno fatte, riuscirete a individuare il corso di studio che più si confà alle vostre aspettative, ai vostri desideri, e quindi quello nel quale avrete più possibilità di successo. Cosa dire? Io voglio dire una cosa che caratterizza un pochino questo Ateneo, un Ateneo di medie dimensioni con una forte predisposizione al contatto con gli studenti. Il personale di Univac, personale docente, personale tecnico-amministrativo, personale delle biblioteche, sarà a vostra disposizione per intercettare le vostre esigenze e guidarvi in un percorso che a volte è difficile, ma che certamente noi cercheremo di rendere più agevole possibile. Detto ciò, vi saluto, nella speranza di incontrarvi in presenza ad ottobre in questo Ateneo, augurandovi un buon proseguimento con i miei colleghi. Allora, rettore, grazie per le belle parole. E adesso introduciamo un breve saluto dei due direttori dei dipartimenti di area biomedica che oggi presenteranno la loro offerta formativa. Passare la parola immediatamente al professor Macchiarelli, che è il direttore del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente, e vi darà appunto un breve saluto per quello che riguarda appunto i corsi di studio del nostro dipartimento. Prego. Grazie, professor Gianzanti. Allora, innanzitutto un saluto doveroso alle ragazze e ragazzi che ci stanno ascoltando, che sono la nostra missione. Portarli ad avere quella professionalità che oggi è necessaria per stare al passo con i tempi, con l'Europa, con la possibilità di una scelta di lavoro dignitoso e con la possibilità
che il nostro paese ha sempre portato di essere innovativi. Questa è una storia, diciamo, antica. E pertanto la nostra università ha fatto delle scelte a suo tempo. Una di queste scelte è stata quella dell'orientamento burocratico il più snello possibile, quindi dalle tante facoltà e tanti dipartimenti che avevamo, abbiamo riunito, diciamo, la nostra organizzazione amministrativa in 7 dipartimenti che raggruppano anche i corsi di studio, sopprimendo in un certo senso le facoltà. Questo lo dico soprattutto ai genitori e alle famiglie che sono ovviamente hanno studiato con un sistema che oggi nel nostro Ateneo, per ragioni di economia di sistema e per rispetto della legge, non abbiamo più. Ciò ha migliorato sicuramente la performance sia della didattica che della ricerca, che sono due elementi inscindibili nel nostro progetto. E il nostro dipartimento, che ha questo nome complesso, medicina clinica e sanità pubblica, che sono due aspetti fondamentali dell'operazione che fanno tutte le aree sanitarie, quindi non solo medicina, odontoiatria, ma tutte e soprattutto direi oggi gli assistenti sanitari che si tramutano in professioni difficili, complesse, ormai uniche e essenziali. In taluni casi molto importanti, e questo si accompagna la parte di scienze della vita che raccoglie in sé l'eredità di una gran parte della vecchia facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, e che si orienta soprattutto all'area biologica, un'area sperimentale, un'area importante, un'area dove non si conosce solo la vita per quello che è la vita in generale, ma soprattutto per quello che è il nostro fine. Come l'essere umano riesce a collocarsi in modo sostenibile per la sua vita, per la vita futura, per la vita di tutte le specie. E poi abbiamo questa parte che apparentemente in tempo sembrava, diciamo, meno ridondante, ma oggi è trainante su tutte, diciamo, le politiche, di grandi paesi, l'abbiamo visto nei piani di resilienza e di ripartenza che abbiamo a livello europeo, che è la sezione dell'ambiente. L'ambiente è una sezione che a noi sta molto al cuore. Un essere umano non può vivere in un ambiente ostile, non può danneggiare l'ambiente. E quello che dobbiamo fare noi è creare un ambiente sostenibile senza rinunciare ai grandi progressi della scienza, della tecnica che noi abbiamo ottenuto. Vorrei vedere chiunque di noi che rinunciasse all'energia elettrica. Noi dobbiamo vivere con l'energia elettrica, ma dobbiamo fare in modo che questo non sia dannoso per l'ambiente e di conseguenza per noi. In questo quadro così ampio non posso non menzionare l'altro dipartimento di area medica con cui condividiamo gran parte degli insegnamenti. Al di là che per ragioni di scelte accademiche, ma soprattutto di scelte culturali, noi abbiamo suddiviso la responsabilità di alcuni corsi di area biomedica. Noi condividiamo con i nostri docenti e docenti, condividiamo assolutamente questi percorsi. Quindi, diciamo, la nostra è una suddivisione burocratica per un'economia di spesa, è una suddivisione su certi obiettivi scientifici. Noi e loro abbiamo scelto progetti diversi, finalizzati diversi, ma è assolutamente una condivisione totale per quello che riguarda le finalità didattiche e l'organizzazione didattica. In questo noi offriamo 17 corsi di studio, sia di area magistrale che di area triennale che a ciclo unico, dove da un lato quelli a ciclo unico necessitano di un obbligo di frequenza, come sapete, e quindi siamo organizzati per poter garantire sempre e comunque la presenza nelle aule, sempre e comunque un'alta tecnologia di coinvolgimento, sia teorico ma soprattutto pratico. Questo si trasmette a tutti i corsi, anche quelli di area biologica e di area ambientale, che in realtà non hanno questo vincolo assoluto, ma che coinvolgono in modo drammatico, se posso dire, i nostri ragazzi e ragazze, perché sono sempre presenti nei nostri laboratori. Infatti il Dipartimento si è arricchito in questi anni di laboratori che coprono tutte le aree che noi intendiamo sostenere, li coprono con strumenti che sono all'avanguardia, che sono i migliori a livello mondiale. E nello stesso tempo abbiamo laboratori didattici che offrono le più innovative scelte tecnologiche. Abbiamo laboratori di simulazione che consentono oggi di provare
con le moderne tecnologie di realtà aumentata, di realtà virtuale, di provare senza danneggiare, provare e riprovare. Ricordatevi l'Accademia del Cimento, per chi ricorda un po' di storia, provando e riprovando. Ecco, questo motto che è stato alla base nel Seicento dell'inizio della storia della medicina moderna, del metodo scientifico, è esattamente quello che noi vogliamo far fare ai nostri ragazzi. Provare e riprovare, stare con noi. E a questo noi abbiamo dedicato un enorme numero di tutor, quindi non ci saranno solo delle docenti e dei docenti che assisteranno le nostre studentesse e i nostri studenti, ma ci saranno un innumerevole numero, un enorme, scusate, numero di tutor. Molti dei quali compresi dagli studenti più anziani, che seppur compensati con un modesto compenso, però sono comunque incentivati a stare con noi, che assistono e fanno da tutor più grandi. Per noi non esiste più il maestro, come si diceva una volta. Esistono i maestri. Esiste un gruppo di persone specializzate che vogliono offrire didattica, supporto alla ricerca, formulazione di una tesi scientifica di alto livello, indirizzamento per un post laurea che sia professionalizzante, ma nello stesso tempo garantire a chi si laurea, sia nelle triennali abilitanti che nelle magistrali che perfezionano il percorso, un lavoro sicuro. Devo dire che dal punto di vista del dopo laurea, noi delle scienze biomediche, ma soprattutto delle scienze di area sanitaria, siamo fortunati in quanto in questo momento abbiamo un'enorme capacità di assorbimento del lavoro. Il 90% dei nostri studenti si diciamo, impiegano via vai con le scuole di specializzazione in posti a tempo determinato, determinato, vuoi a livello ospedaliero, a posto indeterminato, nel giro di pochi anni dalla laurea. Quindi non c'è solo la possibilità di formarsi ad alto livello nel nostro Ateneo, non c'è solo la possibilità di godere di un rispetto tecnologico rispettoso soprattutto dell'ambiente, questa è la cosa a cui teniamo di più, ma c'è anche la possibilità di trovare lavoro e questo credo sia la parte più bella e più dignitosa del nostro progetto. Quindi, che dire, fare una scelta sulle aree biologiche e sanitarie è una scelta coraggiosa, è una scelta faticosa che impegnerà tutte le ore del giorno perché la mente non si staccherà mai dai nostri pazienti, neanche quando andiamo a dormire. Impegnerà tutta la vita perché io non conosco medico che dopo la pensione non abbia continuato ad esercitare. Quindi non voglio porvi spaventarmi, ma voglio dirvi che questo è un mondo meraviglioso in cui al centro c'è l'essere umano e intorno c'è un ambiente dove crescere in modo sostenibile. Grazie e speriamo di vedervi qui al più presto. Grazie, professor Macchiarelli, per le belle parole, ma di incoraggiamento, non appunto di. Per incutere timore, un incoraggiamento a una professione nella quale ci si mette veramente anima e corpo. Passo immediatamente la parola alla professoressa Francesca Zazzeroni, che è direttrice del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, che è appunto un dipartimento, diciamo così, molto affine al nostro, che curerà appunto, che eroga una parte di corsi di area biosanitaria, che quindi complementa l'offerta formativa di area biosanitaria. Prego. Grazie Francesco, buongiorno a tutti, buongiorno ragazze e ragazzi, benvenuti alle famiglie. Io sono la professoressa Francesca Zazzeroni e dirigo il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, che come diceva il mio collega Macchiarelli, come diceva Francesco, è uno dei due dipartimenti di area biosanitaria. E insieme al professor Macchiarelli e a tutti i colleghi del Dipartimento MESVA, coordiniamo e eroghiamo una serie di corsi di laurea che coprono l'area più prettamente biomedica e l'area delle biotecnologie, delle scienze motorie e delle scienze psicologiche. Il nostro dipartimento infatti ha, diciamo, quattro aree tematiche principali che sono appunto quelle delle biotecnologie, delle scienze psicologiche e delle scienze motorie e poi collaboriamo con il Dipartimento MESVA nella gestire e erogare alcuni corsi di area sanitaria. E la missione quindi del Dipartimento è quella incentrata sulla salute e sul benessere. La salute quindi vista da tutti i punti, no, di vista, sia quello più propriamente diagnostico e terapeutico medico,
ma anche quello preventivo, che è estremamente importante al giorno d'oggi. Quindi non solo corsi di studio propriamente di area sanitaria, ma anche corsi di studio che guardano all'uomo, che guardano alla salute, ma guardano ad altri aspetti della salute che non sono solamente quelli terapeutici. Le biotecnologie avranno modo poi i miei colleghi di parlare dei vari corsi in maniera più dettagliata. Le biotecnologie guardano all'uomo sia da un punto di vista di nuovi approcci terapeutici, di nuovi approcci diagnostici, utilizzando tecnologie assolutamente innovative, avanzate. In questo siamo fortemente impegnati come docenti sia sul versante didattico che sul versante della ricerca. Abbiamo laboratori molto attrezzati all'avanguardia da un punto di vista tecnologico che permettono a noi di fare ricerca avanzata e di ospitare studenti che sono iscritti ai nostri corsi per attività laboratoriali che siano al passo con i tempi innovativi, che guardino al mondo inteso non solo come l'Italia, ma al mondo in senso globale, quindi una ricerca internazionale. L'area delle scienze psicologiche è un'area molto importante del nostro dipartimento che guarda l'uomo da un altro punto di vista, sempre sia clinico e sia in senso preventivo di benessere. Sapete benissimo che la salute psicologica impatta fortemente sulla salute fisica e questo è un altro aspetto che è estremamente importante nel nostro laboratorio. Abbiamo gruppi di docenti di ricerca che fanno attività sia di ricerca più di base che clinica estremamente innovativa su tematiche che spaziano da argomenti più di base ad argomenti più applicativi clinici. Le scienze motorie le citiamo sempre per ultime, ma forse le dovremmo mettere all'inizio del nostro discorso. Il benessere nasce da, no, una prevenzione. Alimentazione e esercizio fisico sono alla base di no, una corretta mantenimento della nostra salute. E abbiamo questo corso di scienze motorie che è storico all'Aquila, nasce deriva dall'ISEF, dalla Scuola Superiore di Educazione Fisica. Abbiamo docenti molto competenti nelle varie materie dell'educazione fisica, attrezzature, palestre e anche laboratori di ricerca innovativi che vanno a studiare, ad esempio, la risposta muscolare a determinati stimoli, sia da un punto di vista preventivo che adattativo. L'area sanitaria, diciamo, è uno dei nostri interessi principali. Il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche collabora come dicevo prima, con il Dipartimento MESVA per la sostenibilità dei corsi di medicina e lavoriamo strettamente insieme su molti dei corsi di area sanitaria. Come diceva il professor Marcherelli, abbiamo una separazione che è del tutto amministrativa, ma nella sostanza lavoriamo strettamente insieme. I colleghi poi che coordinano i singoli corsi di studio vi parleranno nel dettaglio. Voglio ritornare su un punto che citava il rettore. Stiamo lavorando fortemente per tornare in presenza ad ottobre. Abbiamo passato un anno e mezzo, 2 anni piuttosto difficili. Siamo riusciti a erogare un'ottima didattica anche a distanza, ma vivere l'università in presenza e poter frequentare i laboratori, le palestre, poter interagire sia con i docenti ma anche tra studenti ha un valore in termini di formazione importantissimo. Quindi speriamo
che le condizioni epidemiologiche ci permettano ad ottobre un rientro al 100%, lavoreremo assolutamente in questo senso. Vi aspettiamo tutti, se avete bisogno di ulteriori informazioni siamo a disposizione, consultate i nostri siti che sono abbastanza aggiornati, ci sono tutti i nostri contatti sulle brochure e sui siti, quindi se avete bisogno di qualsiasi ulteriore informazione siamo a disposizione. Vi aspettiamo ad ottobre, fate la scelta, una scelta consapevole, una scelta mirata, Univacca vi aspetta. Grazie mille. Ringraziamo la professoressa Zeroni per questo diciamo, incoraggiante discorso. Io poi sono che dà molto i numeri. L'ultimo rapporto al Malaurea dice che la didattica online da parte degli studenti universitari è stata gradita oltre il 70%, ma l'altra data ancora più incoraggiante è che più dell'80% degli studenti non vede l'ora di tornare in una didattica. Se quindi in realtà l'auspicio è proprio questo, l'abbiamo fatta bene, però vogliamo tornare alla didattica tradizionale. Quindi in condizioni di emergenza ce la siamo cavata, diciamo, abbastanza bene. Però ciò non toglie che, appunto, sia noi che voi prossimi studenti dobbiamo impegnarci perché si possa tornare a una didattica in presenza, in sicurezza e, insomma, recuperare il tempo perduto, perché ovviamente la didattica in presenza è sicuramente insostenibile. Io mi taccio, ringrazio il rettore e i nostri due colleghi, il professor Macchiarelli e la professoressa Zazzeroni, per le belle parole di oggi e cominciamo immediatamente la sessione di presentazione dei corsi di area bio. Scienze motorie e psicologia, che sarà moderato dalla professoressa Alessandra Tessitore, che chiamo qui sul podio a moderare. Grazie a tutti. Buongiorno e benvenuti a questo incontro Porte Aperte Univac. Io sono Alessandra Tessitore, sono una docente del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Ateneo e sarò la moderatrice di questa prima sessione in cui vedrete illustrati dai docenti di riferimento i corsi in area bio, psicologia e scienze motorie. E vi anticipo brevemente che al termine di queste presentazioni proietteremo un paio di video in cui verranno illustrate le varie attività laboratoriali, sia a livello di ricerca sia a livello di didattica. Quindi vi invitiamo a rimanere per poter avere un overview, una panoramica delle attività che si svolgono presso il nostro Ateneo. Quindi non rubo altro tempo e invito la professoressa Mara Massimi, che sarà affiancata da una studentessa, Martina Colasante, e che vi parlerà della biologia all'Aquila. Prego. Buongiorno a tutti. Sono stata già presentata, vorrei soltanto aggiungere che sono la docente di anatomia comparata a scienze biologiche, il corso triennale scienze biologiche, e di biologia molecolare della cellula e dello sviluppo, al corso magistrale di Biologia della Salute e della Nutrizione. Qui sono in veste di delegata all'orientamento ai corsi dell'area di biologia. Ecco, Ovviamente questo è sempre il momento critico, sia che lo si faccia da casa che se lo si faccia in presenza. Succede, è normalissimo, uno può, no, è peccato. normale. È un Poi anche noi argomento siamo un di po' cui arrugginiti, non dobbiamo riprendere dovrei la, no? tutto parlare molto. Esatto, dobbiamo Eccomi, riprendere. sì, sono Mara Massimi, appunto. E pertanto inizio subito col dire che cosa offre l'Università dell'Aquila in questo ambito, nell'area di biologia. Intanto offriamo l'intero percorso di formazione che prevede un primo ciclo di formazione, quindi con una laurea di primo livello, il percorso triennale, che consente di accedere anche direttamente al mondo del lavoro, ma con ruoli tecnici o di supporto. Poi prevede anche un secondo ciclo di formazione, quindi la laurea di secondo livello, un percorso biennale che invece offre l'opportunità di un approfondimento culturale su alcuni settori specifici della biologia e qui quindi consente di entrare nel mondo del lavoro come biologi, biochimici, ricercatori e via dicendo.
C'è anche la possibilità di proseguire gli studi, quindi di entrare in un terzo ciclo di formazione, quindi per esempio intraprendendo un dottorato di ricerca, un corso di perfezionamento o un diploma di specializzazione. Tutto questo percorso viene offerto all'interno della nostra università. Ma chi deve iniziare questo percorso di formazione? Sicuramente chi nutre una buona dose di passione per la scienza della vita, per la biologia, per il mondo della ricerca in generale. Perché che cos'è la biologia? Che cosa offre? Intanto la scienza che studia tutti gli esseri viventi, non mette al centro l'uomo, anche se poi dell'uomo anche si dedica. Ma tutti gli esseri viventi, siano essi batteri, funghi, piante, animali, anche gli agenti patogeni che sono più piccoli dei più piccoli batteri, che appunto adesso sono abbastanza in voga con i virus, i virioni. E è la scienza che studia la vita, pertanto potrei dire che appunto per questo rimarrà sempre una scienza moderna. È una materia molto attuale perché affronta temi legati all'ambiente, all'alimentazione, alla prevenzione delle malattie, alla nutrizione, e quindi di conseguenza girandoci intorno alla fine arriva a dedicarsi anche al miglioramento delle condizioni di vita dell'uomo. E apre un importante spiraglio al mondo della ricerca e quindi da questo punto di vista consente di contribuire a quello che è il progresso della società proprio dal punto di vista scientifico. Consente anche di lavorare in campo biomedico, per chi non ha scelto propriamente di intraprendere un percorso di medicina, ma nel campo della ricerca, delle analisi cliniche e biologiche. In più permette anche di intraprendere l'insegnamento che a me piace definire come diffondere la cultura scientifica con l'insegnamento delle materie biologiche. Gli ambiti culturali della biologia sono molto diversi e molto numerosi. Si va dallo studio delle singole cellule, appunto come ho detto, di cui si affronta uno studio completo, quindi dalla loro ultrastruttura, funzioni specifiche, allo studio delle interazioni delle cellule tra di loro, all'organizzazione in tessuti, organi, organismi e quindi anche allo studio del materiale ereditario, quindi la genetica, la struttura, la modalità della trasmissione del materiale ereditario e anche la costituzione genetica delle popolazioni, ecco qui la variabilità del corso di studi e anche studio dei meccanismi di sviluppo di un organo, di un individuo. Anche a livello comparativo tra le diverse classi. E ovviamente lo studio di macromolecole biologiche, della loro struttura, delle loro proprietà, delle loro interazioni, ma anche la classificazione dei diversi organismi, esseri viventi ed estinti. E quindi dà anche una visione in chiave evolutiva. E quindi della loro anatomia e della loro evoluzione. Studia anche le popolazioni di organismi, il loro comportamento, la loro interazione con l'ambiente e anche tra di loro. Queste, per esempio, sono materie tipo l'ecologia. Nella nostra università ci sono anche corsi di patologia generale, immunologia, farmacologia, tossicologia, che non sono presenti in tutte le università, diciamo, i percorsi di scienze biologiche a livello nazionale. Quindi materie molto attuali e molto altro ancora. Tutte queste materie sono, diciamo, le ritroviamo nel percorso di laurea triennale che trovate nelle brochure online, che qui appunto sono suddivise per anno di corsi di studio. Quello che vorrei dire qui è che prima di affrontare queste materie che sono più specifiche della biologia, quindi tipiche della biologia, ci saranno delle attività formative
negli ambiti delle materie di matematica, fisica e chimica, che ovviamente servono per affrontare al meglio le materie, gli ambiti disciplinari specifici delle scienze biologiche. Infatti, al primo anno abbiamo queste materie, abbiamo anche la lingua inglese, quindi di superare il test B1 per la lingua inglese, abilità informatiche e telematiche, e anche il corso di sicurezza dei laboratori biochimici, chimici e biologici, che sarà molto utile per gli anni successivi per seguire poi i laboratori sperimentali, le esercitazioni, i tirocini formativi. E infatti un ampio spazio, come verrà anche detto, diciamo, nel corso di questa mattinata, verrà data alle attività pratiche di laboratorio proprio per fornire le competenze adeguate e le abilità operative. Inoltre, gli studenti saranno incoraggiati durante tutto il percorso a svolgere un periodo di studi all'estero e quindi in strutture universitarie che aderiscono al progetto Erasmus. L'accesso a questo corso triennale è programmato e richiede una valutazione delle conoscenze, 50 quesiti, 110 minuti, in quattro sezioni: matematica di base, biologia, fisica e chimica. Ci sarà un punto per ogni risposta esatta, zero per ogni ovviamente risposta non data e una penalizzazione di 0,25 punti per ogni risposta errata. Gli obblighi formativi aggiuntivi, quindi gli OFA, sono presenti, ci saranno soltanto per la matematica, dove sarà richiesto un punteggio minimo di 5 su 20. Ovviamente chi non dovesse superare e entrare neanche in questo punteggio minimo potrà poi, diciamo, recuperare con frequenza di corsi di recupero o in ogni caso superamento di nuovo del test di verifica. La prova di valutazione prevede un TOC CASA. Quindi per prenotarsi, per informazioni, per esercitarsi, andare sul sito CISIA online e le prime date utili, perché qualche test è stato già erogato, sarà quella del 20-21 luglio, 1, 2, 3 settembre. Per il 20 luglio la scadenza è oggi, quindi nel caso qualcuno volesse approfittare. Questo corso di laurea triennale consente come ho detto prima, di accedere al mondo del lavoro, ma non soltanto con ruoli tecnici esecutivi. Permette anche di partecipare ad un esame di Stato che prevede l'iscrizione alla sezione B, quindi Biology Junior, oppure di proseguire gli studi per conseguire quella che è una laurea magistrale. Infatti, come abbiamo visto, le materie sono molte, sono diverse, numerose. È chiaro che non le si può approfondire tutte, per cui poi gli studenti avranno la possibilità di approfondire il loro ambito culturale, cioè loro scegliendo un appropriato corso di laurea magistrale. Qui abbiamo nell'area di biologia. Abbiamo un percorso di laurea magistrale che è Biologia della Salute e della Nutrizione, che prevede un curriculum biosanitario e un curriculum nutrizione. Quindi ovviamente con delle sovrapposizioni, ma anche delle specificità. Il curriculum biosanitario prepara la professione di biologo, biofisico, ricercatore e dà una buona preparazione in campo biologico, mentre il curriculum e nutrizione ha ovviamente una solida conoscenza per quello che sarà poi il mondo dell'alimentazione, le proprietà dei nutrienti, anche dei non nutrienti contenuti negli alimenti, le modifiche durante i processi tecnologici e anche le loro interazioni con i microrganismi o con i farmaci e via dicendo. Quindi con il curriculum biosanitario il laureato potrà lavorare in laboratori di ricerca, diagnostica clinica, nell'industria cosmetica, biotecnologica, farmaceutica o anche in qualunque ente pubblico o privato che svolgano attività di diagnosi per la cura delle malattie, oppure
sempre partecipare al reclutamento per l'insegnamento, questo lo possono fare entrambi i laureati in entrambi i curricula, e iscriversi all'albo professionale, quindi del biologo di tipo A, della sezione A, e oppure proseguire gli studi ed accedere ad un percorso di studi di terzo livello. E mentre il curriculum nutrizione permetterà di lavorare sempre nella ricerca di base, ma ovviamente preferibilmente applicata al settore della nutrizione, in istituti di ricerca, nell'industria farmaceutica, anche esercitare attività autonome di nutrizionista nell'ambito della nutrizione e della sicurezza alimentare, lavorare nell'industria alimentare e biotecnologica e accedere sempre, questo entrambi i curriculum lo offrono, alla formazione, alla professione di informatore medico-scientifico, altri ruoli in ambito farmaceutico e sempre partecipare al reclutamento dell'insegnamento, iscriversi all'albo o accedere a un corso di terzo livello. Ovviamente è possibile anche accedere alla laurea magistrale in aree affini e qui all'Aquila abbiamo dei corsi di laurea magistrale di cui parleranno meglio le colleghe a seguire, sia nell'area ambientale, che ha un corso di laurea magistrale in biologia ambientale e gestione degli ecosistemi, e che nell'area delle biotecnologie, con le biotecnologie molecolari e cellulari, corso di laurea e biotecnologie mediche. E chiaramente è consentito l'accesso a tutti i corsi magistrali a livello nazionale. E per quanto riguarda l'insegnamento, qui diciamo che le regole sono in continua evoluzione, per cui inutile fossilizzarsi sul particolare, però diciamo che i biologi possono insegnare in varie classi di concorso. L'unica cosa che è richiesto, devono conseguire 24 crediti durante il percorso della laurea magistrale, che sono soprattutto diciamo nell'area della pedagogia esami di didattica, che però potrebbero cambiare di qui a qualche anno, per cui diciamo. Per quanto invece riguarda i tassi di occupazione, la maggior parte dei laureati triennali, quello che si evince da una laurea, i laureati del nostro Ateneo, la maggior parte proseguono dopo la laurea triennale con un corso magistrale. E infatti, diciamo, sono pochi quelli che lavorano, 5 anni aumenta, mentre per quanto riguarda il corso di laurea magistrale, Biologia della Salute e della Nutrizione, con entrambi i curricula, diciamo che le percentuali sono abbastanza buone a livello nazionale, con i limiti che offre adesso il mercato del lavoro, però diciamo, non sono, anzi, sono leggermente superiori a quelli del livello nazionale. Con questo io ho terminato e diciamo, vi lascio i contatti e le informazioni. Io sono la professoressa Massimi e i presidenti di CAD e corsi di studio sono qui elencati. Vi ringrazio per la vostra partecipazione e adesso ci sarà la borsista della nostra sezione, Martina Colasante, che vi racconterà un po' della sua esperienza. Buongiorno, io sono Martina, mi sono laureata alla Triennale di Scienze Biologiche e poi ho proseguito gli studi nella magistrale di Biotecnologie Molecolari e Cellulari. E attualmente ho una borsa di ricerca nel laboratorio di Biologia Molecolare presso questa università, che è lo stesso laboratorio in cui ho fatto la tesi per la laurea magistrale. Come molti ragazzi che finiscono le superiori, ero molto confusa quando dovevo scegliere il mio percorso di laurea, ma ero appassionata della vita e quindi ho deciso di iscrivermi a scienze biologiche. E quello che ho apprezzato di più era proprio la possibilità di poter studiare tutta la vita, cioè dalle piante agli animali, passando per batteri, ed è soprattutto questo che mi ha aperto molto la mente, vedere il mondo con gli occhi di esseri minuscoli, fondamentalmente. E
Soprattutto mi ha chiarito molto le idee, a parte seguire i corsi di studio, la possibilità di poter stare in laboratorio. Quindi la presenza dei laboratori didattici mi ha aiutato molto, nel senso che il secondo anno di università ho iniziato a vedere come effettivamente funziona un laboratorio e ho capito che era la mia strada. Dopodiché, finita la triennale, capito che la mia materia preferita era la biologia molecolare, ho deciso di iscrivermi al corso di elettrologie molecolari e cellule. Questo è stato il mio. Se qualcuno ha domande. Quindi lei è effettivamente proprio l'esempio di che dopo un triennio triennale biologia si può poi scegliere di passare ad una magistrale, nel suo caso delle biotecnologie e delle scienze ambientali. Poi ecco, ho deciso di rimanere all'Aquila per la magistrale perché e quindi non ho minimamente pensato di cambiare rapido. Ovviamente non è stata retribuita per fare questo esame. Bene, grazie molte alla professoressa Massimi per la chiara e interessante presentazione, grazie anche alla nostra studentessa per la sua testimonianza. Invito ora a parlare la professoressa Farina, che vi illustrerà le biotecnologie all'Aquila. Sarà anche la professoressa Farina affiancata da una studentessa, Maddalena Sbaffone. Prego. Grazie Alessandra. Allora io sono Antonietta Farina, sono la presidente del corso di studio in biotecnologie alla triennale. Sono anche presidente di CAD dell'area delle biotecnologie, che come vedremo comprende oltre al corso di studio triennale anche le due magistrali. Questi corsi di studio vengono gestiti dal Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche, come vi è stato presentato precedentemente, e appunto, come vi dicevo, fanno parte dell'area delle biotecnologie, quindi noi abbiamo sia la triennale che è ad accesso locale, quindi ogni anno abbiamo un numero programmato. Questo, anche se può essere considerata una cosa selettiva, è una cosa che è stata decisa proprio per permettere di dare, diciamo, di gestire al meglio questo corso, di dare agli studenti il meglio che potevamo offrire, e quindi, diciamo, la decisione di limitare il numero degli iscritti è nata proprio da questa esigenza, cioè proprio di dare il meglio ai nostri studenti in base al numero dei docenti che abbiamo e delle strutture. Quindi sono 100 posti, 97 riservati agli studenti, diciamo, che fanno parte dell'Europa, e 3 posti invece per gli extra. Se non ci sono gli extracomunitari, comunque vengono utilizzati per studenti, diciamo. Poi, appunto, come vi dicevo, abbiamo due corsi magistrali. Questi sono ad accesso libero, quindi biotecnologie mediche e biotecnologie molecolari e cellulari. Io oggi parlerò principalmente del corso di studio della laurea triennale, perché penso che sia quello che maggiormente, diciamo, è di vostro interesse. Prima però di parlare delle biotecnologie qui all'Aquila, volevo un attimo parlare delle biotecnologie, perché forse anche questa è una cosa che chi decide di intraprendere un nuovo studio, un nuovo corso di studio, deve un po' conoscere che cosa significa e che cosa va sia a studiare, ma anche quale potrebbe essere il suo lavoro futuro. E a me piace sempre iniziare la mia presentazione con un'espressione, cioè, delle biotecnologie, che deriva dalla Convenzione della Diversità Biologica,
che ci dice appunto che biotecnologia significa ogni applicazione tecnologica che si avvale di sistemi biologici, quindi di organismi viventi o dei loro derivati, e questo per fare che cosa? Per realizzare o modificare prodotti o procedimenti per uso specifici. Quindi fondamentalmente le biotecnologie non sono altro che un utilizzo degli organismi, ma anche dei sistemi o dei processi biologici, per fare qualcosa di positivo, di utile poi per l'uomo. Quindi fondamentalmente, diciamo, l'obiettivo finale delle biotecnologie è quello di utilizzare appunto tutto ciò che è bio, diciamo, per risolvere i problemi e migliorare la qualità della vita. Quindi un obiettivo molto molto importante. Quindi le biotecnologie per questo motivo le ritroviamo un po' dappertutto. Le ritroviamo per migliorare la salute umana, le ritroviamo per migliorare l'agricoltura, per migliorare l'ambiente, ma anche per sviluppare dei processi industriali ecocompatibili, come diceva il professor Macchiarella all'inizio. L'ambiente è diventata una cosa fondamentale, quindi veramente un apporto da parte dell'uomo, che sia un apporto non distruttivo, ma magari di un utilizzo, ma sempre con rispetto. Quindi, per esempio, le biotecnologie vengono anche utilizzate per produrre energie pulite e rinnovabili. Proprio per questo motivo, le biotecnologie hanno un impatto su diversi settori produttivi, quindi le ritroviamo in medicina e in farmaceutica, le ritroviamo nell'agricoltura, le ritroviamo nell'ambito industriale e anche appunto nel settore energetico per la produzione, per esempio, di biofuel e biogas. Vedete qui dei colori e questi sono proprio i colori delle biotecnologie. Quindi abbiamo le biotecnologie rosse, quelle verdi, quelle bianche, poi abbiamo anche le biotecnologie blu, che sono quelle un po' meno sviluppate, che sono le biotecnologie che si applicano per migliorare, diciamo, applicate nell'ambiente acquatico. Quindi vedete, le biotecnologie un po' sono dappertutto e sono chiaramente in questo momento molto molto importanti. Tra l'altro, con il discorso Covid, chiaramente avete visto quanto è importante appunto la tecnologia, la biotecnologia proprio per la salute. E per questo motivo anche le biotecnologie sono collegate a altre, diciamo, discipline come la bioinformatica, la bioingegneria, la nanotecnologia e anche appunto la medicina. Quindi cosa fa fondamentalmente un biotecnologo? Un biotecnologo è una persona che è specializzata per l'utilizzo dei processi cellulari e biomolecolari per appunto sviluppare tecnologie innovative e prodotti che vanno ad aiutare, che dovrebbero, almeno questo appunto l'obiettivo, che vanno ad aiutare e migliorare la nostra vita e la salute del pianeta. Qui riporto alcuni esempi di che cosa può fare un biotecnologo. Sono degli esempi molto limitativi e sono degli esempi che riguardano fondamentalmente la salute, diciamo la biomedicina. Questo un po' perché io sono un patologo generale, quindi chiaramente è un po' il mio campo, un po' il mio settore di ricerca. Sono degli esempi molto brevi, uno di questi è biotecnologo può per esempio andare a ingegnerizzare delle cellule, le nostre cellule del sistema immunitario come i linfociti T, che normalmente hanno una grande funzione per la nostra risposta immunitaria. A volte queste cellule però possono essere potenziate e possono essere, diciamo, un po' trasformate per utilizzando chiaramente delle conoscenze che vengono fornite durante il corso di studio, e possono appunto essere utilizzate poi a scopo terapeutico. Queste cellule sono attualmente utilizzate per terapia, per patologie tumorali, per tumori ematopoietici. Sono cellule che vengono prelevate dal paziente che presenta la patologia, vengono ingegnerizzate, potenziate nella loro risposta immunitaria, vengono reinserite al paziente e queste cellule vanno a distruggere direttamente le cellule tumorali. Oppure Covid, il biotecnologo può
partecipare alla produzione e anche alla ingegnerizzazione di anticorpi monoclonali, e quindi poi questi anticorpi monoclonali che sono stati costruiti, diciamo, per essere specifici contro antigeni, in questo caso del Covid, vengono appunto ad essere fondamentali per un utilizzo a scopo terapeutico. O ancora andare a partecipare alla produzione anche di strumentazione che possono servire per andare, per esempio, a purificare delle cellule tumorali che poi possono essere studiate oppure possono essere modificate, caratterizzate per scopi sempre terapeutici. Questo, ripeto, è un settore molto limitante, perché le biotecnologie, abbiamo detto, non è soltanto biotecnologie mediche, ma possono andare a essere utilizzate anche in altri settori. All'Aquila, le biotecnologie all'Aquila. Le biotecnologie all'Aquila sono delle biotecnologie che hanno un indirizzo molto, diciamo, biomedico. Questo perché? Perché i docenti che fanno parte dell'Università dell'Aquila hanno questa expertise. Quindi noi abbiamo deciso di focalizzare, diciamo, il nostro corso di biotecnologie su un indirizzo, anche se comunque i nostri ragazzi, quando finiscono il corso di biotecnologie, sono preparati per poi andare a scegliere magistrali che possono essere anche di indirizzi non biomedici, andando magari a colmare alcuni obblighi appunto formativi, ma diciamo che le biotecnologie dell'Aquila sono delle biotecnologie alla nostra triennale a un taglio, diciamo, biomedico principalmente. È un corso che non ha curricula, quindi è un corso, diciamo, che si articola appunto in unico percorso e si focalizza appunto più su materie, specialmente nel terzo anno, che hanno più un indirizzo molecolare e biomedico. Infatti, diciamo che l'obiettivo delle biotecnologie qui all'Aquila è proprio quello di andare a formare delle figure professionali che sono capaci di applicare strategie innovative nei settori delle biotecnologie, in particolare molecolari e cellulari, biomediche e diagnostiche. E questa è anche la ragione per cui noi poi avremo due percorsi magistrali che vanno proprio a continuare quello che noi abbiamo, diciamo, costruito, la nostra base. Che cosa andrà a studiare un ragazzo o una ragazza che decide di venire qui all'Aquila a fare questo corso triennale? Nei primi due anni ci saranno degli insegnamenti che serviranno per una formazione scientifica di base, per una formazione biologica e per una formazione biotecnologica di base. Quindi nei primi anni andremo a studiare materie, nel primo anno specialmente, materie come matematica, fisica, chimica, avremo anche noi il corso di inglese, abilità informatiche, tutte materie che magari non sono proprio biotecnologiche, diciamo, ma che sono fondamentali poi per approcciarci alle materie più biotecnologiche. Poi appunto c'è la formazione biologica, dove si va ad acquisire delle conoscenze che sono indispensabili per lo studio dei fenomeni biologici a livello molecolare, cellulare e di organismo, e poi appunto, come vi dicevo, una formazione biotecnologica di base, dove si andranno a fornire delle competenze per applicare delle metodologie biotecnologiche come l'ingegneria genetica e lo studio del DNA ricombinante, eccetera. Poi dalla metà del secondo anno andiamo invece a focalizzarci su una formazione applicativa biotecnologica, quindi andiamo un po' ad avere una particolare attenzione per quelle definite appunto biotecnologie rosse e bianche, come l'immunologia, la patologia generale, i biomateriali, la microbiologia. Però la cosa ancora più importante è che noi qui all'Aquila curiamo molto
l'aspetto anche laboratoriale, cioè per le biotecnologie come anche per la biologia, come ha detto anche la professoressa che mi ha preceduto, molto importante è il laboratorio. E quasi tutti i nostri corsi hanno un'attività didattica frontale, ma poi sono affiancati anche dei CFU, delle ore dedicate al laboratorio. E questo chiaramente è fondamentale perché il ragazzo da subito, il ragazzo o la ragazza da subito entra in laboratorio e può anche capire qual è la sua inclinazione e anche eventualmente quali sono le materie che sono più affini alla propria, diciamo, indole. Quindi non solo lezioni, abbiamo esercitazioni in laboratorio, abbiamo tirocinio, il tirocinio può essere fatto sia nei laboratori, nell'università, ma abbiamo anche tantissime convenzioni, quindi lo studente può anche decidere di andare a fare il laboratorio in strutture convenzionate e sono molti CFU riservati a questo tipo di attività. Qui si è un po' spaginato tutto. quindi diciamo che l'attività didattica è articolata in diverse forme, quindi abbiamo lezioni frontali, abbiamo esercitazioni pratiche a gruppi di studenti, abbiamo attività tutoriale durante il tirocinio e attività tutoriale nella pratica di laboratorio. Il calendario è articolato in semestre, ci sono, credo che non ci sia nessun corso annuale, quindi ci sono, i corsi sono tutti semestrali e cerchiamo anche di bilanciare l'organizzazione del corso in modo tale che lo studente non ha un semestre dove è molto pesante rispetto ad un altro dove invece magari, quindi cerchiamo un po' di bilanciare anche tenendo conto della difficoltà della materia che lo studente deve studiare. Qui ho riportato un po' i piani di studio, vediamo un pochino più in dettaglio quali sono gli insegnamenti che vengono ad essere erogati, quindi come vi dicevo nei primi anni abbiamo delle materie di base come chimica, matematica, fisica, però vediamo già che cominciamo con un insegnamento come la biologia cellulare, quindi diciamo già un piccolo assaggio allo studente di una materia che diciamo un po' quella che magari è di più di interesse. Vedete lingua straniera, abilità informatica e poi altre conoscenze utili per il mondo del lavoro sono delle possono essere seminari che vengono organizzati dall'università ma anche altri eventi che lo studente può seguire al di fuori dell'università che vengono utilizzate in altre università. Ok, vabbè, qui diciamo riportato il piano di studio, poi questo si può vedere con calma. Cosa succede dopo la laurea in triennale in biotecnologie? Questo che cosa offre anche l'Università dell'Aquila? Si può fare un master di primo livello oppure passare alla laurea magistrale, che come vi dicevo il nostro dipartimento offre due lauree magistrali, una in biotecnologie molecolari e cellulari e una in biotecnologie mediche, oppure si può decidere l'ingresso sul mondo del lavoro. Su questa scelta, diciamo, le possibilità di successo sono molto basse, sono un po' come quelle che vi ha mostrato la professoressa Mara Massimi per biologia. Questo perché appunto diciamo che la nostra triennale non è una triennale abilitante, quindi la maggior parte degli studenti prosegue con la magistrale e se invece decide di andare nel mondo del lavoro, sì, ci sono chiaramente delle possibilità lavorative, ma non altissime, che invece diventano molto alte dopo una laurea magistrale in biotecnologia. Dopo la laurea magistrale che cosa si può fare? Si può fare un master di secondo livello o anche un dottorato di ricerca, anche qui nell'Università dell'Aquila nel Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche c'è la possibilità appunto di un dottorato in biotecnologie oppure ingresso nel mondo del lavoro. Cosa importante e fondamentale è se qualcuno di voi è interessato alle biotecnologie come anche a biologia, è assolutamente necessario andare a fare un test di ammissione. Il test di ammissione non è un test
selettivo, però è un test che appunto è richiesto per poter iscriversi. È un test che noi utilizziamo per andare a valutare anche le conoscenze di base e eventualmente se poi ci sono delle carenze, lo studente o la studentessa può comunque iscriversi, ma dovrà appunto magari seguire dei corsi per recuperare l'OFA, stessa cosa di biologia, l'OFA è soltanto per matematica, quindi deve rispondere almeno a 5 domande su 20 per non avere l'OFA, se ha l'OFA può comunque iscriversi, ma dovrà diciamo stanarlo. E qui ho riportato le date per il talk, ma manca tutto il mese di settembre e nel mese di settembre quasi tutti i giorni, vero Francesco, noi abbiamo la possibilità di fare il test. Qui ho riportato soltanto le date fino a luglio, ma già dal 1° di settembre vedo soltanto un paio di giorni non ci sia possibilità di fare test. Sì, poi c'è una settimana a metà luglio, 10 giorni, cioè 10 giorni a metà settembre, in cui saranno erogati solo Talk B. Quindi in realtà non ci sarà la modalità multi-talk, ma comunque per queste informazioni sul test d'ingresso vi rimandiamo a domani pomeriggio perché ci sarà proprio una, magari online. Ci sarà proprio l'illustrazione diciamo, di tutti quanti i corsi di test talk di qualunque tipo di facoltà. Ok, ultima cosa, questo corso prepara chiaramente la professoressa di biotecnologo, quindi potrebbe lavorare in grandi e piccole imprese chimico-farmaceutiche e biotecnologiche, istituzioni di ricerca pubbliche e private, imprese di servizi appunto in diversi ambiti professionali come la farmaceutica, cosmetica, insomma. Però, ripeto, ecco, qui abbiamo un dato dell'Alma Laurea, diciamo che il 16%, 16,9% dei laureati li ritroviamo che trovano un'occupazione, tasso che si alza, come ho già detto, moltissimo nel caso della triennale. Ultima slide, poi taccio perché siamo fuori tempo. Perché l'Aquila? Perché abbiamo un ottimo rapporto studenti-docenti. Come vi ho detto all'inizio, la nostra scelta di avere un numero programmato è nata anche da questo. Abbiamo laboratori didattici e di ricerca, il professor Macchiarelli, ma anche Francesca ha parlato già di queste cose. Abbiamo anche convenzioni con università anche straniere e quindi l'importanza di andare a fare esperienze all'estero che è fondamentale. Qui infatti ci sono riportate le varie università che hanno accordi con l'Università dell'Aquila con il corso di biotecnologie per poter andare a fare l'Erasmus appunto all'estero. Io penso che chiudo. La studentessa adesso arriva, Maddalena. Qui poi nella presentazione che sarà online ci sono delle altre diapositive dove descrittive delle due magistrali. Buongiorno a tutti, io sono Maddalena e sono una tirocinante post lauream presso il laboratorio di patologia sperimentale con la professoressa Farina, che è lo stesso laboratorio in cui ho fatto la tesi di laurea magistrale. Dunque, io ho fatto un percorso, diciamo, il percorso classico, mi sono laureata in triennale in biotecnologie e poi ho proseguito gli studi con la magistrale in biotecnologie molecolari e cellulari. La scelta di biotecnologie viene dalla mia grande passione per la ricerca, che ho sempre avuto. L'unico motivo per cui ho scelto biotecnologie rispetto ad altre facoltà che mi permettevano di fare ricerca è stata semplicemente, scusate, le mascherine mi sono un po'. L'unica cosa, diciamo, che mi ha spinto a scegliere biotecnologie inizialmente è stata ovviamente una preferenza di materie. Per quanto riguarda, la facoltà di biotecnologie, diciamo che io inizialmente ero un po' spaventata perché venendo da un liceo classico avevo paura di non farcela, diciamo, con facoltà scientifiche. Però devo dire che mi sono trovata molto bene, soprattutto perché comunque l'ottimo rapporto con i docenti mi ha consentito anche di superare le mie lacune. Dopo la triennale ho deciso di rimanere all'Aquila per fare la magistrale, in quanto mi sono trovata molto bene e poi mi ritengo un'aquilana acquisita, diciamo, quindi ho preferito rimanere all'Aquila. E infatti, diciamo, durante la magistrale mi sono anche resa conto che
confrontandomi con studenti che avevano fatto la triennale in altri atenei, diciamo, avevano molte più lacune di me, quindi avevo una conoscenza anche teorica molto più alta perché mancavano delle materie che io giudico fondamentali. Quindi, insomma, sono qui per eventuali domande, spero di essere stata esaustiva e grazie per l'attenzione. Molte grazie sempre per la presentazione chiara, dettagliata, grazie anche alla studentessa per la sua esperienza. E allora procediamo con la professoressa Del Gallo che vi illustrerà il corso di Scienze Ambientali con la presentazione Le Scienze Ambientali e il nostro futuro. Anche la professoressa Del Gallo sarà affiancata da una studentessa del nostro Ateneo, Benedetta Farda. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Vi presento il terzo corso di studi, che è quello un pochino di abbastanza simile, diciamo, al primo anno, perché sono tutte materie ovviamente comuni, che sono matematica, fisica, chimica, materia comune a tutti e tre i corsi, però c'è qualcosa di diverso, comincia subito dall'inizio, che è la geologia. Quindi il nostro corso di laurea invece è più proiettato verso l'esterno. Mentre gli altri corsi di laurea sono più di laboratorio, i nostri sono di laboratorio sicuramente, però sono moltissimo rivolti verso l'esterno. Adesso vi presenterò, non vi sto neanche, come si chiama? Sì, ecco. Non vi sto neanche a presentare l'importanza veramente dell'ambiente che sta acquisendo sempre di più l'importanza dello studio dell'ambiente, perché noi stiamo veramente in una situazione tragica in questo momento. Se non prendiamo veramente non prendiamo degli accorgimenti, non riusciamo a trovare attraverso appunto le biotecnologie, la biologia di base, delle nuove tecnologie, nuovi approcci, veramente andiamo a distruggere il nostro futuro. Quindi è fondamentale veramente che riusciamo ad ampliare lo studio delle scienze ambientali. Bene? E lo studio del corso di laurea di scienze ambientali all'Aquila è stato uno dei primi in Italia. All'inizio avevamo anche un numero chiuso, poi abbiamo deciso invece di tenere un numero aperto e non abbiamo, poi ve lo dirò, non abbiamo, suggeriamo agli studenti, anzi per iscriversi devono anche loro seguire un talk, accesso con un talk B, però non è indispensabile, è soprattutto un'autovalutazione per cui vi rendete conto, chi è che si vuole iscrivere, si rende conto se ha delle carenze, dopodiché noi cominciamo a avere dei supporti per chi ha delle carenze, soprattutto matematiche in genere, quello che succede, e facciamo anche dei corsi di recupero. Perché intanto intraprendere appunto un corso di studi di scienze ambientali? Che cosa c'è di diverso sicuramente? E le scienze ambientali, come vi dicevo, cioè avete una parte di lavoro di base che dovete fare, una parte anche di laboratorio, ma soprattutto anche molte cose in campo all'esterno, va bene? E vi daranno una fine del corso triennale, che io vi presenterò soprattutto quello triennale, però abbiamo anche ovviamente un corso, abbiamo due corsi magistrali invece, che sono molto particolari perché li facciamo insieme all'Università di Girona in Spagna, quindi abbiamo un corso che è doppio, su doppia, due stati diversi che sono riconosciuti anche a livello europeo. E quello che vi dicevo, dà una preparazione teorica di base, anche pratica, e dà un'elevata professionalità in diversi aspetti. E, per esempio, la capacità di gestire dei sistemi più complessi, sistemi terrestri, acque, delle acque. Noi siamo soprattutto concentrati sui sistemi terrestri e delle acque interne. Non abbiamo un indirizzo invece che è più dedicato al. Non abbiamo un indirizzo dedicato alle acque marine. E vi diamo un'ottima base per affrontare questi problemi con un metodo scientifico.
e di biomonitoraggio ovviamente ambientale e soprattutto vediamo una capacità nella gestione degli ecosistemi e di situazioni più complesse, va bene? E quali sono gli sbocchi professionali? Sono tanti, in questo momento penso che andranno anche ad aumentare. I nostri laureati, qui non riporto delle statistiche, ma hanno anche delle buone percentuali di occupazione dopo la laurea, non la triennale generalmente, ma soprattutto la magistrale. E nei nostri corsi di laurea si iscrivono anche persone che non hanno la laurea, che già hanno un lavoro e che invece preferiscono ampliare le loro conoscenze e riuscire a svilupparsi nella loro carriera. Comunque, soprattutto, fondamentalmente le occupazioni possono essere sempre di indirizzo ambientale e nelle università, enti e organismi di ricerca sia nazionali che internazionali. Molti nostri studenti vanno anche all'estero, dopo trovano anche occupazioni all'estero. E ovviamente i giornali, i parchi, tutti i parchi per esempio della regione Abruzzo sono gestiti anche da nostri ex studenti. Enti di ricerca, ovviamente, attività autonome, ci sono tantissimo avere delle attività autonome, per esempio cooperative di gestione ambientale. E vi potete iscrivere a vari ordini professionali, ovviamente con la triennale soltanto ordine di tipo junior e con la magistrale invece anche di tipo più senior. E normalmente qui vedo che non c'è, cioè non si riesce, non si può fidarsi. Perché vedo agrotecnici sotto c'era anche vabbè, non fa niente, comunque anche geologi, per esempio all'albo dei geologi sono biologi, architetti, agrotecnici. Allora vi presento soprattutto il corso di laurea in scienze e tecnologie per l'ambiente, che sarebbe la triennale. Come vi dicevo, non è previsto un numero chiuso. All'inizio avevamo un numero chiuso per 25 studenti, perché sono dei corsi in cui si fa molta attività all'esterno, anche escursioni, era un po' difficile gestione. Ora l'abbiamo invece a numero aperto con questo test TOLC-B di ingresso per autovalutazione, va bene, non e anche per vedere noi a che livello siete preparati. Dopodiché abbiamo questo corso di laurea magistrale in biologia ambientale, sono due indirizzi, uno biologia ambientale in cui si scrive anche e l'altro invece più gestione degli ecosistemi. Chi è che si può iscrivere a questi corsi? Sono studenti delle triennale di scienze ambientali, scienze e tecnologie dell'ambiente, il triennale di scienze biologiche, si iscrivono anche studenti, e altre lauree in cui potrebbero esserci delle carenze, per esempio chi si iscrive da biologia per esempio non ha la geologia, e quindi deve fare anche dei corsi integrativi. E questo, come vi dicevo, noi abbiamo questa laurea magistrale che è interclasse a doppio titolo tra l'Italia e il mondo. C'è un punto. Vedete, la freccia vi indica l'Università di Girona. E in che cosa consiste questa laurea a doppio titolo? E potete fare la laurea magistrale di 2 anni, potete fare un anno in Spagna, un anno in Italia, per esempio, e lo stesso gli studenti spagnoli di Girona possono fare un anno in Italia e un anno in Spagna. E chi vuole, potete anche non discutere la laurea su due università, in questo caso viene riconosciuta soltanto in Italia, altrimenti può essere discussa anche a Girona e avrete il doppio titolo che è a livello... è riconosciuto anche a livello europeo. Allora, come vi dicevo, ci sono tutta una serie di attività che sono di laboratorio. Ovviamente qui vedete parte molto attività microscopica, classificazione di laboratorio, noi abbiamo anche si utilizzano, per esempio, per le scienze ambientali si utilizzano moltissime tecnologie di biologia molecolare. Quindi c'è anche una parte di studio di e laboratori, però si fa tantissima attività di campo. Ecco, ogni anno per esempio noi organizziamo delle escursioni, in questo caso qui c'è stata un'escursione, questa è stata nel deserto 3 anni fa, sì, nel deserto tunisino. L'anno scorso non abbiamo potuto organizzare nessuna escursione per il problema. Quest'anno ne abbiamo già organizzata una, per esempio pure due. E
sono delle escursioni che sono interdisciplinari, cioè c'è geologi generalmente che la organizzano, e poi ci sono presenza di botanici, cerchiamo di avere più presenza possibile di botanici, zoologi, microbiologi. E le attività sono tantissime. In caso qui il rilevamento con droni, sono tantissimi, fare delle analisi di territorio. E lì avete il biomonitoraggio ambientale in alto a destra, e il biomonitoraggio ambientale è importantissimo anche questo, vedete sono dei monitoraggi che stanno facendo in una sorgente, e a destra invece c'è la marcatura per esempio di un uccello. Noi facciamo anche molta attività in grotta, perché abbiamo i nostri due geologi che fanno anche attività di speleologia, lo facciamo anche noi per esempio, io sono una microbiologa ambientale, e studiamo anche questi ecosistemi estremi e molto particolari in cui si trovano per esempio degli organismi, dei microrganismi che non esistono in altri ambienti. E l'ambiente di grotta infatti è molto interessante sicuramente, e ovviamente sopra avete un impianto petrolifero. E un'altra cosa che studiamo moltissimo è proprio nel mio corso di laurea, il mio corso di biologia e di microbiologia ambientale. Facciamo per esempio lavoro con il depuratore urbano, con attività di compostaggio, lavori che sono molto legati appunto a processi ambientali. E abbiamo una cosa molto particolare che è il giardino alpino in cima a Campo Imperatore, sopra a Campo Imperatore. Abbiamo un giardino alpino che è il più alto che abbiamo in Europa. Sicuramente è una qualcosa di particolarissimo e molto interessante, qui facciamo appunto l'escursione ogni anno, e qui vedete un'escursione al giardino con altre attività di quota, organizzate un'escursione che durava anche più giorni, e lì vedete un'escursione in cima al Gran Sasso, non in cima, perlomeno si vede il Gran Sasso dietro. E altre attività che facciamo sono un po' particolari. Sono per esempio l'ecologia, però non facciamo l'ecologia, la sinecologia, l'autoecologia, l'ecologia dal singolo individuo, facciamo soprattutto ecologia degli ecosistemi. In questo caso vedete ecosistemi acquatici, ecosistemi terrestri. Questo è rilevamenti e analisi connesse, come vedete, con la statistica ecologica. In questo caso vi faccio vedere per esempio la biologia di ambienti diversi, ci si concentra sulla parte animale o la parte vegetale, con delle analisi anche, come vedete sulla destra, sono degli alberi filogenetici, sono delle analisi anche tipo molecolari, oppure analisi micologia e microbiologia, in cui possiamo applicare queste tecnologie, per esempio. In alto a sinistra, voi vedete, per esempio, sono dei noduli di leguminose che sono azoto fissatrici, quindi per esempio ci occupiamo in agricoltura della sostituzione di concimazioni chimiche e di fitosanitari con organismi, microorganismi che non vanno a impattare sull'ambiente. Qui sotto abbiamo per esempio minata, e noi facciamo anche molto biorisonamento. In alto sulla destra trovate invece degli studi utilizzando sia i funghi, in questo caso qui per esempio, che la può uccidere, e non ci sarebbe c'è bisogno in questo caso qui, se la cimice ha attaccato delle culture, non c'è bisogno di utilizzare prodotti chimici. Poi avete ovviamente crescite di funghi. E a destra, in fondo a destra, in basso invece avete biorisanamento, per esempio, biodeterioramento, in questo caso avete degli affreschi che sono stati biodeteriorati, con i microrganismi, con la microbiologia si possono risanare questi ambienti. Altre materie che abbiamo, per esempio, è l'aerobiologia. L'aerobiologia è importante per lo studio dei pollini, esseri viventi che sono nell'aria, perché sono importanti, per esempio per le allergie. Noi abbiamo tutto un sistema di rilevamento in cima a Cupito 1, questo edificio qui a sinistra, un sistema di rilevamento per i pollini,
che viene messo anche su un sito online, per cui chi ha allergie, per esempio, sa che in questo momento c'è un polline che potrebbe scatenare delle allergie. Qui a destra è la sezione di geologia e di sismologia, ci occupiamo dei terremoti, con tutta la sezione di due geologi che si occupano moltissimo sono molto attivi nella protezione civile. Sono loro gestito, per esempio, tutto dopo il sisma che c'è stato nel 2009, hanno gestito moltissimo la protezione civile nella città dell'Aquila e non solo. Ovviamente ci sono materie più avanti, non è la chimica e la fisica di base, ma sono la chimica e la fisica ambientale. Sotto vedete cicli biologici, per esempio in agricoltura. Qui sotto vedete un grafico in cui cose che sicuramente si sono affrontate, che sono per esempio la e sulla destra avete invece delle analisi dell'ozono, invece del buco dell'ozono che c'è in ambiente, soprattutto e prevenzione degli incendi, tantissime attività legate appunto all'ambiente. Però ci sono, diciamo all'ultimo, nel terzo anno, avete dei sistemi, avete uno studio che si chiama sistemi informativi e territoriali, cioè dovete praticamente mettere insieme tutti questi dati mettendoli su un sistema GIS, cioè su un sistema di analisi proprio del territorio per produrre delle carte che vi indicano la situazione in certi ambienti. In questo caso qui, per esempio, vedete, ricombinate su uno stesso, fate uno studio su un territorio con un drone, per esempio, ricombinate le varie, si vede molto, legge molto bene, comunque dice, collegate le varie carte, per esempio, con numero di abitanti, quanto il territorio è degradato e altre serie di dati che potete tutti quanti mettere insieme per poter elaborare delle possibili risoluzioni ai problemi ambientali. A destra poi c'è la questione dei rifiuti e avrete anche un esame di diritto e biogeografia. E anche altri sono, soprattutto per quanto riguarda la triennale, soprattutto per quanto riguarda la magistrale. E qui vi ho messo un elenco di persone a fare scrivere. E quello che posso dirvi comunque sicuramente è che una delle i corsi di laurea che saranno sempre più importanti nel nostro paese. Veramente stiamo in una situazione in cui bisogna prendere dei provvedimenti, assolutamente. E se non abbiamo delle buone basi per poterli usare, è chiaro che non proprio delle analisi a livello proprio territoriale. E quindi vi invito a iscrivervi. Invito a visitare i nostri laboratori quando sarà possibile e anche noi penso, organizzeremo comunque. E volevo farvi, Beatrice, che vuole corsista. Esatto. Buongiorno a tutti e tutte, e io sono appunto una neolaureata in biologia ambientale e gestione degli ecosistemi, curriculum biologia ambientale, e attualmente sono una borsista di ricerca presso il Giardino Alpino, che prima avete potuto vedere nella una delle slide della presentazione della professoressa. E quello che insomma volevo dirvi è che anch'io ho cominciato da una triennale in biologia, come la collega Martina. Poi verso il secondo anno mi sono appassionata alla microbiologia, in particolare alla microbiologia del suolo e in generale dell'ambiente. Quindi poi ho conosciuto la professoressa Del Gallo e ho fatto la tesi triennale con lei e poi mi sono iscritta alla magistrale di biologia ambientale, ho proseguito sempre verso il settore della microbiologia ambientale
ho fatto una tesi sulla geomicrobiologia, quindi lo studio dei microbi annessi anche a tutti i sistemi minerali e geologici. E poi però, stando insomma in laboratorio, ho potuto apprezzare anche altri progetti che venivano fatti dalla professoressa, insomma, da tutto un gruppo di ricerca. E questa esperienza che ho potuto acquisire mi sta aiutando anche attualmente presso il Giardino Alpino, perché stiamo facendo insomma un lavoro sia di ripristino e di rivalorizzazione dell'intero giardino, quindi dal punto di vista più vegetale, però all'interno del giardino si fa anche ricerca scientifica e in questo caso diciamo la parte di cui mi occupo è comunque quella annessa alla parte più vegetale con i microbi, quindi studiare praticamente tutta la biodiversità microbica della rizosfera e di piante sostanzialmente di alta quota. E niente, quindi questa è stata un po' la mia esperienza. Io sono partita in realtà con un'idea, cioè più verso la biologia molecolare, però poi al secondo anno ci sono stati talmente tanti spunti che mi hanno fatto scegliere un'altra strada. Quindi quello che volevo dirvi è anche di, cioè, non essere, non andare, cioè, seguire sì le vostre passioni, però essere sempre pronti ad accettare qualsiasi spunto che vi si possa presentare, perché appunto vi si può aprire un mondo. E niente, questo. Ovviamente se avete delle domande potete chiedere. Molto bene, grazie. Grazie alla professoressa Del Gallo, anche lei è stata molto chiara nell'illustrare i corsi in scienza ambientale, grazie alla studentessa. E ora passiamo ad illustrare un'altra area, i corsi di un'altra area, in particolare i corsi di scienze motorie, con la professoressa Vinci Guerra, che sarà affiancata anche lei da uno studente, Lorenzo Sebastiano. Prego. Buongiorno a tutti, eccoci qua. Bene, allora, Scienze Motorie all'Aquila si avvale di tre corsi di laurea, di cui il primo laurea triennale e poi due lauree magistrali, rispettivamente la LM67 Scienze Motorie Preventive Adattative e la LM68 Scienze Tecniche dello Sport. Ci tengo a precisare che la sede dell'Aquila ha diciamo, questa prerogativa di avere due specialisti, non tutti hanno questa fortuna, diciamo così, e quindi i nostri studenti al termine della triennale possono scegliere questi due canali che sono decisamente differenti, uno sicuramente molto più sportivo, tecnico, dove si appoggiano un po' tutte le convenzioni che abbiamo anche con le federazioni, col CONI, con tutto il mondo dello sport in generale, con gli atleti paralimpici, ecco, adesso siamo anche molto presi dall'Olimpiade, anche se noi non partiremo sicuramente, però tutti i nostri stakeholders e partners sono impegnati e quindi noi di riflesso viviamo anche quest'atmosfera, questa bella atmosfera. E mentre invece per quanto riguarda l'altra laurea, una laurea un pochino più, diciamo così, che va verso la popolazione tutta che ha bisogno di un esercizio fisico specifico adattato alle esigenze che possono essere quelle di anziani, bambini, adulti con problematiche particolari, oppure il mondo della disabilità che a noi è molto, molto vicino, a cui noi siamo molto, molto vicini e che è molto vicino a noi perché lavora moltissimo con noi e noi lavoriamo con loro a tutti i livelli, di tutte le disabilità. Questo ci tenevo a precisarlo. Anche noi abbiamo l'accesso programmato, abbiamo 170 posti più 10 che solitamente sono per il contingente straniero, ma che spesso, non essendo diciamo, presi da questa caratteristica, li inseriamo sui 170, per cui di massima prendiamo 180 studenti. Per l'immatricolazione è necessario aver superato, o comunque non superato, scusatemi, fatto un test TOLC F.
che non è un test selettivo ma valutativo, perché poi all'interno del primo anno, quando ci si immatricola, vengono, diciamo, in qualche modo recuperate quelle che possono essere state evidenziate al test, che sono appunto quelle carenze o quelle, diciamo, quei piccoli handicap che si possono avere in alcune materie che magari non erano sincronizzate in effetti con il liceo frequentato precedentemente. E chiaramente si fanno su piattaforma, sono fruibili molto facilmente andando sul sito del CISIA, e poi comunque sulla nostra pagina c'è scritto tutto, è molto semplice. Proprio tra qualche giorno ci sarà la sessione, diciamo, di luglio. Dunque, le nostre discipline non sono solo sportive, anzi forse l'ultima cosa è proprio la parte sportiva, perché soprattutto nella triennale è necessaria una formazione molto forte, molto, diciamo, importante su quello che è l'aspetto del corpo umano, per cui noi abbiamo delle discipline che sono molto vicine a quelle di medicina, e anche gli stessi docenti, per cui non è un triennio facilissimo. Io lo chiamo lo zoccolo duro, però i nostri studenti possono testimoniare che quando ultimano il nostro corso di laurea triennale sono veramente molto preparati, e per loro la specialistica è veramente un divertimento, perché la parte della triennale è molto importante, molto forte, e prevede una preparazione decisamente, come dire, costruita proprio sulla conoscenza del corpo umano. Del resto noi lavoriamo col corpo umano, quindi per noi è indispensabile. Non vi sto qui a leggere le discipline, perché le potete tranquillamente vedere sulle slide, e vi rendete tranquillamente conto che ci sono molte poche discipline tecniche, pratiche. Perché? Perché poi le discipline pratiche si faranno nella magistrale, in maniera più specifica, con 320 ore di tirocinio al secondo anno obbligatorie, che possono essere anche svolte qui da noi, perché noi abbiamo diversi progetti in campo e anche diversi corsi a scelta che vanno a implementare quella che è l'offerta formativa curriculare dei corsi, che tra un po' vedremo. E ecco, come vedete, abbiamo anche il diritto internazionale, giustizia sportiva, chiaramente la lingua che è fondamentale. Come vi dicevo prima, siamo molto molto vicini al mondo della disabilità. E parliamo anche di doping, di basi biochimiche, di nutrizione umana, parliamo di infortunio, quindi anche di traumatologia, medicina fisica, e poi prevenzione, post recupero, scusatemi, recupero post infortunio, attività motorie, quindi preventive e compensative. Parliamo soprattutto anche di biostatistica, informatica e valutazione funzionale. È fondamentale capire con chi abbiamo a che fare, quali sono i livelli di fitness dei nostri atleti, oppure dei nostri ragazzi, dei nostri adulti con cui lavoriamo, e quindi è fondamentale lavorare sulla valutazione e quindi poi saper anche gestire questi dati e capirli. Quindi la biostatistica è fondamentale. Queste sono le sedi tecniche sportive nelle quali bene o male operiamo. Qualcuna in via di rifacimento, qualcuna assolutamente attiva. Certo, veniamo fuori da un periodo purtroppo durissimo di lockdown, e auspichiamo assolutamente di tornare in presenza, perché soprattutto un corso come il nostro ha avuto tanta difficoltà ad essere online. Però, nonostante tutto, noi abbiamo fatto tutto online, anche le lezioni pratiche. Quindi, insomma, siamo riusciti anche a portare avanti le 320 ore di tirocinio, lavorando con gli studenti. Poi magari Lorenzo vi dirà di più. Lavorando con gli studenti fino a sera tarda e facendo fare ginnastica, esercizio fisico adattato, anche a tutti i partecipanti, i colleghi dell'Ateneo che hanno voluto, come dire, accompagnarci in questo percorso. E questi sono alcuni insegnamenti dell'offerta formativa, e quindi abbiamo tutto quello che riguarda, diciamo, la parte tecnica, sportiva. Non manca nessuno spot, siamo completi da questo punto di vista. Questa caratteristica dell'Aquila è, diciamo, è particolare perché l'Aquila nasce da un ISAF storico. La scienza motoria dell'Aquila viene fuori, diciamo, da un ISAF storico, che è quello appunto aquilano, fondato nel 1968, per cui questa sua specificità tecnica nasce proprio da questo retaggio culturale e storico che sia l'università ma anche la città stessa si porta dietro.
e le convenzioni, come vi dicevo prima, con tutte, con il CONI Regione Abruzzo e Nazionale e tutte le varie federazioni possibili, dove noi inseriamo i nostri ragazzi per i tirocini a seconda del loro interesse e delle loro, diciamo, particolari espressioni. Abbiamo delle convenzioni con il Ministero della Difesa, quindi con l'Aeronautica Militare, la Marina Militare e l'Esercito. Abbiamo avuto diversi atleti dell'Esercito, della Marina, tra cui anche la Cipriani, la fiorettista. Abbiamo avuto anche, i nomi mi sfuggono, comunque le due, Elisa Santone e Elisa Blanco, che sono le due atlete di ritmica, e vantiamo insomma di aver laureato anche dei campioni olimpionici di alto spessore, di alto livello. Dunque, Fiore all'Occhiello sono i nostri laboratori, il laboratorio di valutazione funzionale, come vi dicevo prima, è importantissimo proprio per valutare le capacità dell'uomo, dell'individuo in generale, ma dell'uomo in generale, dal bambino all'adulto, all'anziano. E poi abbiamo un laboratorio e quindi con l'analisi metabolica, con i cardiofrequenzimetri, con il K4, come vedete questo mascherone, con il lattacidometro per vedere la capacità lattacida, eccetera, eccetera. Quindi queste sono cose molto specifiche che imparerete direttamente nei nostri corsi di laurea e che potrete sperimentare direttamente nei nostri laboratori. Poi abbiamo il laboratorio di cinematica. No, qui parliamo ancora di quello di valutazione funzionale, dove abbiamo la pedana di Bosco, lo strain gauge e altri attrezzi importanti e fondamentali, sempre per la valutazione delle capacità, della forza, dell'elasticità, della destrezza, dell'equilibrio, eccetera, eccetera. Ecco, questa è l'analisi cinematica, il laboratorio del mio collega, che si occupa prevalentemente di analizzare il movimento nella sua specificità. Quindi abbiamo un sistema di telecamere, l'atleta si pone al centro di questo sistema e si leggono esattamente i movimenti, gli angoli, le posizioni dei diversi atteggiamenti sportivi che uno chiaramente vuole studiare. E viene fuori un sistema di questo genere. Certo, spiegarlo adesso in due parole è molto difficile, però poi nel momento in cui sarete qui con noi potrete vedere da vicino la bellezza di queste situazioni. Ecco la mesh analysis, importantissima. Poi siamo reduci da una vittoria importante e quindi sappiamo benissimo quanto è importante analizzare i vari sport per capire bene poi quale tattica usare, quali strumenti usare per sconfiggere l'avversario. Quindi sappiamo, in questo momento siamo tutti molto tecnici, no? Visto e considerata la vittoria della scorsa domenica della nostra nazionale. Ecco, poi abbiamo le sedi estere con le quali lavoriamo con il progetto Erasmus, e qui vorrei chiamare Lorenzo, perché Lorenzo è proprio uno studente ancora della LM67, che però ha svolto proprio un percorso Erasmus, e vorrei che lui stesso ci dica qual è stata la sua esperienza e qual è la sua esperienza. Poi, insomma, io intervengo io sulla. Buongiorno a tutti, io sono Lorenzo Sebastiano, vincitore del progetto Erasmus Plus nella triennale. Ho svolto un anno in Portogallo, all'Istituto Superiore da Maia. È un'esperienza che io riporto oggi, che è un'esperienza che vi arricchisce sia dal punto di vista professionale, quindi dalla figura professionale, come uscire dalla triennale, ma anche dal punto di vista culturale, da un punto di vista personale, di bagaglio. E io invito sempre tutti a partecipare a questo progetto perché farete nuove esperienze, conoscerete gente da altre parti del mondo, avrete una possibilità di avere una visione a 360 gradi di quello che è il mondo e di come comunque funzioni. Quindi questa sia appunto una mia foto in un progetto di calcetto che facemmo appunto con tutti i ragazzi Erasmus. L'Erasmus è un progetto che nasce nel 1987. E però oltre ecco, la prefazione di Bresca è proprio l'esperienza che uno deve capire e che poi uno si porterà dietro per tutta la vita, perché è un'esperienza che ti lascerà tanti ricordi, ti lascerà veramente uno spessore interno veramente rilevante. Quindi io spingo sempre tutti alla partecipazione per questo progetto perché è una cosa che vi rimarrà dentro veramente. Io ancora quando ne parlo, ancora tante volte i brividi nel ricordare le esperienze e le cose. Io non so, continuo.
Sì, qui riprendendo il discorso dei corsi a scelta, abbiamo detto che l'Università dell'Aquila propone moltissimi sport e moltissimi corsi a scelta, tra cui qui vediamo il beach golf, che è appunto il golf eseguito su Prato. Qui abbiamo un evento organizzato con la Tecnogym, una lezione di cycling, e qui vediamo appunto i partecipanti in fase di riscaldamento. Un corso importantissimo che invito tutti a prenderne parte, appunto Impariamo il mare, che avete la possibilità di vivere un'esperienza su una barca di una durata di determinati giorni e farete un percorso e imparerete appunto il vivere all'interno del mare, il vivere su una barca. Qui i ragazzi nel 2013 sono andati in Grecia. Sì. E appunto organizziamo anche corsi istituzionali di fitness per appunto imparare ai ragazzi a eseguire una lezione davanti a un pubblico. Abbiamo il corso di nuoto top level e abbiamo i nostri seminari tematici. Seminari tematici sono dei seminari dove si prende un argomento, si va ad approfondire e è importantissimo dal punto di vista professionale perché durante la triennale tante cose vengono studiate, ma poi non vengono approfondite. Abbiamo la possibilità attraverso questi corsi di approfondire un argomento e quindi di farlo più nostro e di aumentare il nostro bagaglio culturale. E qui va lei, vale, grazie per l'attenzione. Aspetta, aspetta, magari ti faccio. Sei qua. Allora, il progetto Ateneo Movimento e Salute è un progetto particolare. Sono intervenuta io perché nasce 3 anni fa e quest'anno lo abbiamo portato avanti nonostante tutto. Ed è un progetto unico nel suo genere. In Italia siamo gli unici, l'unica azienda che svolge un progetto al fine di prevenire e di stare, diciamo, attenti alla cura, alla salute dei dipendenti dell'azienda Univac, ma anche a quelli che volessero, che sono esterni. Ed è un progetto che dà la possibilità ai nostri studenti di lavorare direttamente sul campo e di fare quindi un tirocinio attivo seguito da noi docenti dell'università. Sono 2 lezioni settimanali, anzi 4, perché quest'anno con il lockdown ci siamo allargati a 4 lezioni settimanali di un protocollo, diciamo, stiamo cercando di standardizzare, di validare un protocollo di un circuito funzionale adattato con esercizi banalissimi, con obiettivi specifici mirati proprio al benessere dell'uomo. Quindi non è un circuito allenante, ma è un circuito che fa stare bene, cioè smorza la sedentarietà e aiuta a stare meglio psicologicamente e fisicamente, soprattutto psicofisicamente. E l'unico in Italia, insieme a Tecnogym, noi siamo l'unica azienda in Italia, anche se nel mondo tanti fanno questo lavoro. In Italia ci sono altre aziende, ma fanno soltanto consulenza, cioè dicono: ah, dovete andare in palestra perché vi fa bene. Noi invece in palestra ce li portiamo, li facciamo lavorare. Quindi è un progetto attivo. Questa è la locandina. E quello che è importante con questo progetto, soprattutto durante questo periodo duro che abbiamo vissuto, che spero finirà presto, ci ha consentito di far fare il tirocinio ai ragazzi, altrimenti praticamente non si sarebbero potuti laureare, perché le 320 ore di tirocinio in tutte le palestre chiuse e bloccate non le avrebbero mai potute fare. Per cui siamo stati in compagnia, vero Lorenzo, tutto l'inverno, insieme anche ai colleghi, a chi ci ha seguiti, e ci siamo anche fatta tanta compagnia, oltre a svolgere le ore di tirocinio e il progetto stesso che non si è fermato. Queste sono alcune delle sedi di tirocinio, ma sono tantissime. Ne facciamo anche, diciamo che stipuliamo delle convenzioni anche ad hoc per quegli studenti che sono fuori e che magari hanno una sede che non è limitrofa al nostro territorio e che vale un anno dove loro possono tranquillamente gestire il loro tirocinio con un tutor esterno e un tutor interno e quindi svolgere le ore anche se sono lontani, se sono molto, diciamo, in sedi molto lontane. Ecco, questo è importante, ci teniamo a dirlo, questi sono i risultati dell'Alma Laurea 2020. Abbiamo risultati molto importanti perché l'occupabilità dei nostri studenti, soprattutto della triennale, è molto alta. Perché? Perché tra le triennali, forse la nostra è la triennale che dà la possibilità di lavorare subito, mentre invece con altre triennali è un po' complicato perché se non c'è la laurea magistrale non si può accedere
magari a un settore, a un ruolo migliore, eccetera. Ecco, per andare a insegnare a scuola però è necessario che ci sia anche la triennale, nonché poi anche un corso, diciamo, di recupero di 24 cioè, insomma, un lungo discorso che non prendiamo adesso. Quindi, come vedete dai dati, è una laurea molto molto spendibile ed è al quarto posto tra tutte le lauree sul territorio nazionale. Quindi, insomma, è un bel risultato. Gli sbocchi professionali per quanto riguarda la laurea triennale sono questi che vedete scritti qua. E per quanto riguarda la LM67, sicuramente in ambito. Diciamo, non mi piace parlare di ambito sanitario perché la nostra non è una laurea sanitaria, non lo vuole essere, però coadiuvante tantissimo quelle che sono le lauree, per esempio, di fisioterapia. Dove finisce il lavoro del fisioterapista, inizia il lavoro del laureato in scienze motorie. Sarebbe un tandem perfetto se un domani, diciamo, nelle strutture sanitarie questa figura venisse riconosciuta e implementata proprio per il benessere delle persone che poi hanno queste problematiche. La LM68, ve l'ho detto prima, è una laurea assolutamente molto più tecnica, specifica, quindi istruttori, preparatori atletici, allenatori, che chiaramente si devono poi specializzare nei vari settori federali, quindi Coverciano per il calcio, Formia per l'atletica e così via. Questa è la nuova riforma dello sport. Non c'è Mattia che è l'esperto della riforma dello sport, però c'è molto movimento in ambito sportivo. Quello che auspichiamo in particolare è che venga introdotta l'attività motoria nelle scuole elementari, perché è un segmento dove è necessaria ed è fondamentale, come tutte le educazioni, ma a maggior ragione la motoria, che poi non sto qui a fare adesso la maestrina della penna rossa, però. Il discorso motorio poi è collegato a tante altre aree fondamentali dell'apprendimento, quindi il DDL 992 probabilmente sta per passare, non lo vogliamo dire, ma speriamo, e confidiamo in Valentina Vezzali che è un'atleta e dovrebbe, come dire, supportare questa situazione. Bene, ecco, questa è dal 1 giugno 2021 le federazioni sportive nazionali potranno deliberare il via al professionismo negli sport. Femminili, e quindi c'è questa parità di genere, questo altro obiettivo molto importante, e quindi insomma diciamo che stiamo avendo dei buoni successi in ambito motorio sportivo. Speriamo che continui, e soprattutto perché le scienze motorie coniugano non solo un discorso sportivo, tecnico, allenante, tecnico pratico, ma soprattutto si avvicinano al mondo dell'uomo, all'uomo come essere vivente che vive in un contesto ambientale, quindi nel rispetto di se stesso, del contesto ambientale e degli altri. Speriamo di vedervi numerosi qui da noi all'Aquila, vi aspettiamo a braccia aperte e grazie ancora per l'attenzione. Spero di essere stata netamente. No, brincia bene. Molto bene, grazie alla professoressa Vinci Guerra, allo studente Lorenzo per la presentazione anche questa molto chiara. E passiamo di nuovo ad un'altra area, quella della psicologia, con l'intervento della professoressa Mazza, che sarà affiancata dalla studentessa Di Fonso e dalla dottoressa professoressa Maria Chiara Pino. E il titolo della presentazione è I corsi dell'area della psicologia. Prego. Grazie professoressa Tessitore, buongiorno a tutti, buongiorno a coloro che appunto sono collegati anche da casa. Dunque io mi presento, sono Monica Mazza, sono un professore dell'area di psicologia e mi occupo di psicometria e neuropsicologia, ovvero di tutte quelle discipline collegate alla valutazione, alla costruzione degli strumenti testistici, che ricordo essere un lavoro che è specifico appunto della psicologia. Inizio il mio intervento che poi sarà diciamo completato dalla collega la dottoressa Chiara Pino e dalla studentessa che mi accompagna, che ci accompagna, parlando del fatto che la psicologia è divenuta da poco tempo professione sanitaria e in questo senso ha diciamo, tutta una serie di, si stanno facendo tutta una serie di azioni per migliorare, per diciamo,
inserire la figura dello psicologo in tutti quei contesti dove è prevista e necessaria. Ma che anche per esempio a detta di alcuni genitori che mi hanno contattato dicendo che mio figlio è molto interessato all'iscrizione ai corsi di psicologia, ma vogliamo sapere per esempio il livello di occupabilità di un professionista, di uno psicologo che consegue una laurea magistrale in psicologia. È di questo che insomma, vorrei parlare, rassicurando tutte quelle persone che pensano che la psicologia appunto non garantisca una adeguata occupabilità. Questo non è affatto vero. Vi parlo per esempio per esperienza personale. Io da molti anni ho un master che prepara professionisti all'intervento riabilitativo, per esempio in una patologia che attualmente è molto preoccupa moltissimo appunto tutte le professioni clinico-sanitarie, che è l'autismo, e vi garantisco che io sono costretta a ripetere i master ogni anno perché tutti gli studenti iscritti al master trovano lavoro e addirittura ci provengono da varie associazioni varie richieste per la formazione di questi professionisti, appunto per gli interventi riabilitativi. Ma non è solo sull'autismo che appunto lo psicologo trova possibilità occupazionale, lo trova nell'ambito dei disturbi dell'apprendimento, nell'ambito scolastico, nell'ambito clinico, come vedremo poi, come ci verrà raccontato dalla studentessa che mi accompagna. Ma addirittura la medicina di base prevede appunto l'affiancamento al medico di base, appunto dello psicologo. Ecco, ci tenevo molto a fare questa premessa perché è importante che chi decide di iscriversi ai corsi di psicologia sappia che soprattutto l'Università dell'Aquila è molto impegnata in tutte le commissioni paritetiche con l'Ordine degli Psicologi, appunto, per garantire non solo il percorso universitario e il percorso post-laurea, ma anche adeguati livelli di occupabilità per i professionisti psicologi. Lascio la parola alla mia collega, dottoressa Chiarapino, che peraltro si è formata all'Università dell'Aquila e vi racconterà in prima persona, come anche la studentessa, qual è stato il suo percorso, l'intero percorso di studio e professionale all'interno del nostro Ateneo. Grazie. Buongiorno a tutti, diciamo che sono sempre molto felice di partecipare a queste iniziative che vedono in qualche modo il confronto con gli studenti, no? Che devono prendere una decisione importante perché in qualche modo mi trovo nel duplice ruolo, no? Da studentessa fino a qualche anno fa, adesso lavoro all'interno quindi di Univac, sono una ricercatrice. E quindi mi sento, diciamo, di essere molto vicina, no, alla situazione in cui gli studenti delle scuole superiori si trovano in qualche modo a decidere, perché mi trovavo in questa condizione qualche anno fa, 15 anni fa, diciamo, non tantissimi, ma nemmeno così pochi. Perché decido di iscrivermi a psicologia? Le motivazioni sono sicuramente personali, individuali, ma in generale la spinta che porta uno studente a iscriversi a psicologia è sicuramente l'interesse, no? A comprendere perché gli individui fanno delle scelte specifiche, perché gli individui decidono di attuare un determinato comportamento rispetto ad un altro. Inoltre mi interessa conoscere come si sviluppano, ma anche come possono in qualche modo deteriorarsi e quindi come si vanno a compromettere alcune funzioni cognitive importanti, pensiamo alla memoria, al linguaggio, all'attenzione. Perché sono interessato a in qualche modo avere il contatto con le persone e soprattutto le persone che hanno delle difficoltà, delle persone che in qualche modo soffrono a causa di un disturbo e quindi capire come posso aiutare queste persone attraverso la pianificazione, attraverso la realizzazione di interventi riabilitativi, individuali, personalizzati, specifici, che portano in qualche modo queste persone a migliorare quella che è la loro condizione di vita.
Ma non ultimo, voglio in qualche modo fare ricerca nell'ambito della psicologia. Quando uno studente delle scuole superiori decide di iscriversi, diciamo, al corso di laurea in psicologia, l'ambito della ricerca è sempre un po' trascurato, probabilmente perché non conosce abbastanza. Anch'io, 15 anni fa, quando mi sono trovata a decidere di iscrivermi a psicologia, avrei immaginato tutto tranne che fare ricerca. Adesso sono una ricercatrice di UNIVAC e sono molto contenta della mia scelta e sono molto contenta della possibilità che mi è stata data all'interno del mio corso di laurea. Io in qualche modo sono cresciuta con la professoressa Mazza, ho fatto esperienza con lei, mi sono avvicinata in quest'ambito della ricerca che è nuovo, che è quello delle neuroscienze, che vi assicuro che è un ambito molto interessante e che non può essere svolto senza diciamo, il link con l'ambito clinico. Quindi la psicologia nell'ambito della ricerca deve assolutamente lavorare a braccetto con quello che è l'aspetto clinico della psicologia stessa, che vedremo. Che cos'è la psicologia? La psicologia è una scienza. E questo lo dico con fermezza perché diciamo che nel corso degli anni si è sempre un po' dibattuto su questo aspetto. È una scienza perché studia il comportamento umano e cerca di comprendere ed interpretare i processi mentali, cognitivi, affettivi e relazionali che la determinano. È una scienza perché studia tutti questi aspetti che vi ho appena elencati con un metodo che è rigoroso ed è scientifico, perché si basa su alcuni aspetti fondamentali della ricerca scientifica, che sono appunto l'osservazione, l'applicazione di una metodologia appunto rigorosa, l'obiettività, la replicabilità dei risultati, la raccolta sistematica di dati, l'analisi dei dati attraverso l'applicazione di modelli statistici specifici e la spiegazione poi dei risultati ottenuti. Quali sono gli oggetti di studio e di ricerca della psicologia? Sono molteplici, ve ne ho elencati qualcuno, quindi abbiamo detto memoria, intelligenza, attenzione, apprendimento, abilità sociali, relazionali e così via. E gli ambiti di applicazione della psicologia anch'essi sono molteplici. Abbiamo infatti ad esempio la psicologia evolutiva ed educativa, la psicologia dello sviluppo. Molto importante perché ad esempio ci aiuta a capire quali sono le tappe, le traiettorie di sviluppo di alcune competenze importanti come appunto il linguaggio, le abilità motorie, le abilità sociali. Perché ci interessa conoscere questi aspetti? Perché conoscere le abilità, come si sviluppano le abilità in diciamo, in un bambino definito tipico, ci permette di capire quando c'è qualcosa che non va, quando magari c'è un ritardo nello sviluppo di queste competenze in maniera precoce, di intervenire subito in qualche modo per cercare di ridurre il gap che può svilupparsi rispetto quindi ai suoi pari tipici, appunto. Poi abbiamo l'ambito sperimentale, clinico e dinamico, sociale, del lavoro delle organizzazioni, appunto, le neuroscienze cognitive. Il percorso per diventare psicologi ahimè, è complesso, come in qualche modo abbiamo già visto anche per gli altri corsi di studio. Abbiamo quindi il corso di laurea triennale, che appunto dura 2 anni, poi abbiamo la laurea magistrale, vedremo qui ad Univac abbiamo 3 indirizzi specifici. Successivamente al corso di laurea magistrale abbiamo una formazione post laurea, che si caratterizza dallo svolgimento di un tirocinio formativo della durata di 1 anno, diviso in 2 semestri, quindi 500 ore primo semestre, 500 ore secondo semestre, che possono essere svolti scegliendo 2 degli ambiti di applicazione che ho appena elencato. E infine c'è un esame che ci permette poi di abilitarci alla professione e quindi iscriverci a quello che è l'albo professionale dell'albo degli psicologi. Finita quindi la laurea magistrale, il percorso post laurea può in qualche modo offrirci la possibilità di frequentare un master di primo e secondo livello, primo con la laurea triennale, secondo livello laurea magistrale, una scuola di specializzazione di psicoterapia per diventare quindi psicoterapeuta, oppure un dottorato di ricerca, quindi come ho fatto io, quindi io ho fatto laurea triennale, magistrale, tirocinio post laurea e poi dottorato di ricerca sempre qui a Univac. Il corso di laurea triennale in scienze psicologiche applicate è rivolto a chi è interessato ad apprendere su basi scientifiche i meccanismi, il funzionamento della mente e del comportamento degli individui, a comprendere quindi le relazioni e i processi mediante i quali le persone interagiscono nei diversi contesti interpersonali e sociali, le risposte ad avvenimenti avversivi.
Una volta che abbiamo quindi completato il ciclo di laurea triennale, abbiamo il titolo di dottore in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro, oppure dottore in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità. Anche in questo caso dobbiamo svolgere un tirocinio di 6 mesi, che equivale a 500 ore, superare l'esame di Stato che ci permette di iscriverci alla sezione B degli psicologi, mentre la sezione A è in qualche modo prevista per coloro che acquisiscono il titolo di laurea magistrale. Molti dei nostri studenti poi decidono invece di proseguire poi con la laurea magistrale. Per quanto riguarda le modalità di accesso per la laurea triennale, il numero programmato di 250 studenti più 5 stranieri, anche nel nostro caso, come abbiamo visto anche per gli altri corsi di laurea, è obbligatorio aver sostenuto il test CISIA. Noi avremo già la prossima settimana, venerdì 23 luglio, la prima sessione del test, che consente di accertare le conoscenze di base e di individuare eventuali carenze formative relative quindi a abilità quali comprensione del testo, ragionamento numerico, ragionamento verbale, biologia, matematica di base. Le discipline che in qualche modo caratterizzano il corso di laurea triennale sono molteplici e hanno l'obiettivo in qualche modo di consentire allo studente di ottenere una formazione di base che consentirà poi di proseguire il suo percorso e verranno approfondite negli anni successivi e sono appunto biologia applicata dell'attività psichica, neurofisiologia, neurologia, fondamenti anatomo-fisiologici dell'attività psichica, psicologia fisiologica, ma anche discipline più prettamente psicologiche, quindi psicologia dello sviluppo e dell'educazione, psicologia della personalità, psicologia dei processi cognitivi, psicologia clinica dinamica, neuropsichiatria dell'età evolutiva, psicologia sociale e così via. Quali sono le attività in qualche modo che possono essere svolte all'interno del corso? L'attività didattica è sicuramente frontale, come ci auguriamo possa tornare già da ottobre, e in base poi al tipo di corsi sono previste anche delle esercitazioni pratiche a gruppi, la partecipazione ad attività laboratoriali, attività tutoriale durante il tirocinio professionalizzante, attività tutoriale nella pratica in laboratorio, attività seminariali. Come vi anticipavo, diciamo pochi minuti fa, per quanto riguarda la laurea magistrale, gli indirizzi che possono essere scelti sono tre, riguardano quindi la psicologia clinica e della salute, le neuroscienze cognitive, psicologia della devianza e sessuologia. Anche in questo caso abbiamo delle modalità in qualche modo di accesso che riguarda soprattutto l'aver ottenuto nel corso di laurea triennale, soprattutto se si proviene anche da altri corsi di laurea, non quell'Aquila ma da altre città, avere almeno 88 CFU nei settori scientifico-disciplinari del MPSI, che vanno dall'MPSI 01 all'MPSI 08. Anche in questo caso abbiamo un numero programmato di 100 studenti più 5 stranieri. Come vi anticipavo prima, la laurea magistrale, in seguito al diciamo, il superamento dell'esame di Stato, permette l'iscrizione alla sezione A dell'albo professionale per l'abilitazione dell'esercizio alla professione dello psicologo. Quindi siamo a tutti gli effetti, una volta iscritti all'albo professionale degli psicologi. Il nostro corso di laurea in psicologia è costituito da diversi laboratori, ne cito diciamo, tra gli altri il laboratorio di neuropsicologia appunto della professoressa Monica Mazza, ma mi interessa anche citare il laboratorio autismo dove è responsabile il professor Marco Valenti perché in qualche modo sottolinea proprio il link che vi è con l'aspetto clinico in quanto lavoriamo in collaborazione con il centro di riferimento regionale per l'autismo. È quello che dicevo un po' all'inizio, no? L'attività di ricerca non può assolutamente diciamo, non considerare tutto quello che è l'aspetto poi clinico, no? Quindi noi abbiamo questa doppia valenza, lavoriamo sia nell'ambito clinico e cerchiamo di sfruttare i risultati delle nostre ricerche per migliorare anche l'aspetto sia valutativo ma anche di interventi riabilitativi che riguardano l'ambito appunto di applicazione clinica. Abbiamo anche però il laboratorio dei processi sociocognitivi nell'arco di vita, laboratorio di psicofisiologia del sonno e neuroscienze cognitive, laboratorio di psicologia fisiologica e laboratorio di scienze cognitive del comportamento.
C'è il contatto della professoressa Mazza, ma sicuramente potrete trovare tutte le informazioni sul sito di Atenea, in particolare sul sito del Dipartimento di SCAB. Vi aspettiamo. E sono contenta, insomma, di aver in qualche modo raccontato quella che è la mia esperienza, molto più recente invece l'esperienza della nostra studentessa Valentina, che in qualche modo vi racconterà invece lei qual è stata la motivazione di scegliere Univac, e anche lei continua in qualche modo a essere presente all'interno dei nostri corsi. Grazie. Buongiorno, io sono Valentina Difonso, attualmente tirocinante post lauream presso il laboratorio della professoressa Monica Mazza e specializzanda nella neonata scuola di specializzazione in psicologia clinica di questo Ateneo. La mia esperienza in Univac inizia nel lontano 2010, gli anni del post-sisma, che ricordo con grande affetto e trepidazione, perché nonostante molti altri miei colleghi lasciavano questa città, io decidevo di rimanere credendo nelle risorse sia della città sia di questo Ateneo, che ha dimostrato, nonostante le prime difficoltà logistiche ovvie dopo una calamità naturale di quell'entità, ha dimostrato capacità di adattamento e resilienza che hanno fatto partire comunque l'anno accademico e ho iniziato qui il mio percorso. Successivamente, come a molti capita, per vicissitudini personali, inizio a lavorare e mi fermo nel mio percorso. Divento una studentessa lavoratrice, come a tanti accade, ma non mi sento assolutamente abbandonata. Torno in Univac dopo qualche anno di stasi e non ho alcuna. I miei timori erano: ok, sono cambiati comunque dei professori, qualche corso di studio, qualche esame non esiste neanche più, come faccio? Non ho avuto alcun problema, sono ripartita spedita e nell'arco di un anno ho concluso il mio percorso e mi laureo nel luglio 2018 senza alcun problema, quindi mi è tornato alla mente questo e di portarlo qui perché ritengo sia un'esperienza di vita comune quello che ci può essere un arresto nel percorso formativo o si è studenti lavoratori. Su questo io non ho avuto alcun problema con Univac a proseguire i miei studi. Comincio la magistrale e mi laureo in piena pandemia. Quindi faccio parte degli studenti che hanno conseguito il titolo per via telematica e in pandemia. Per me è stato fondamentale avere Univac accanto, questo perché era un momento di smarrimento e solitudine e poter dare gli esami, studiare e comunque avere vicini i professori, anche se tramite PC, è stato fondamentale per non perdere il contatto con la realtà e con noi stessi in un certo qual modo. Attualmente, sempre con le difficoltà pandemiche, sono nel laboratorio della professoressa Monica Mazza. A settembre finirò il mio tirocinio post laurea e anche qui non mi sono mai sentita sola. La professoressa ci ha garantito comunque sempre attività da svolgere, da remoto o in presenza in base alle varie ondate che si sono susseguite in quest'ultimo anno e l'esperienza è stata piena. Non mi sento di aver ricevuto nulla di meno rispetto al pre-Covid, grazie alla professionalità della professoressa, del suo laboratorio e dei suoi collaboratori e di tutto l'Ateneo. Proverò insomma l'esame di Stato nel novembre prossimo, quindi mi abiliterò sempre presso questo Ateneo e lo scorso gennaio 2021 l'Ateneo, con mia grande sorpresa, apre il bando per il concorso di ammissione alla prima scuola di specializzazione in area non medica di psicologia clinica. Perché la professoressa Mazza? Perché la scuola di specializzazione in area clinica? Perché per me Univac, come penso sia emerso, è stato un punto di riferimento e una base sicura. Nell'ambito della psicologia, senza le basi, poco si può fare a mio avviso. Quindi c'è bisogno, nell'ambito della diagnosi, di utilizzare strumenti validi. Perché nel momento in cui faccio diagnosi, devo essere sicura di quello che sto dicendo in ambito clinico, perché poi è quello con cui io andrò ad interfacciarmi, e anche nell'ambito della riabilitazione devo essere sicura di dove sto andando, quindi l'ambito sperimentale di ricerca è fondamentale perché c'è una letteratura a cui io posso rifarmi che mi dà le basi per poter agire in maniera sicura. Io sto facendo il mio lavoro in modo giusto e in modo, cioè è suffragato dalla letteratura precedente e dalla ricerca. Grazie ad Univac, come riporto, ho trovato il mio posto nel mondo che è la psicologia clinica e la ricerca. Spero di poter continuare anche dopo la scuola di specializzazione che mi accompagnerà nei prossimi 4 anni in ambito professionale proprio qui in Univac, sicura di aver avuto tutte le nozioni e tutta la formazione di alta qualità che questo Ateneo mi ha dato.
Quindi vi aspettiamo e grazie dell'attenzione. Poi ci sono domande? Nessuna domanda? Allora, grazie alla professoressa Massa, alla dottoressa Pino e alla studentessa per questa esposizione molto chiara e coinvolgente anche. E procederei con la proiezione di due brevi filmati, vi ho anticipato appunto precedentemente, che sono focalizzati sulle attività di laboratorio, sia in ambito di ricerca che in ambito di didattica, che vengono svolte presso i due dipartimenti, MESBA e DISCAB, che appunto stanno presentando congiuntamente la loro offerta formativa. Un attimo per il caricamento. Siamo presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche dell'Università degli Studi dell'Aquila, a cui afferiscono corsi di laurea inquadrati in quattro aree disciplinari: l'area delle biotecnologie, delle professioni sanitarie, della psicologia e delle scienze motorie. Oltre che per la didattica, la missione del Dipartimento è per la ricerca, con ottimi risultati riconosciuti a livello internazionale. Gli studenti sono quindi guidati e formati nello svolgimento di attività di laboratorio, luogo in cui possono interagire con il personale docente, tecnico, con postdoc e dottorandi di ricerca, arricchendo così notevolmente il loro profilo formativo. In relazione a ciascuna delle quattro aree disciplinari è possibile svolgere svariate attività, utilizzando strumentazioni anche all'avanguardia ed apprendendo in maniera diretta i nuovi avanzamenti delle conoscenze di natura scientifica e tecnologica. In molti dei nostri laboratori dell'area delle biotecnologie e delle professioni sanitarie si effettua ricerca di base che fa capo a settori scientifico-disciplinari di area biologica e medica. Si fa uso di tecniche di analisi volte allo studio dei sistemi cellulari in vitro a vari livelli, degli acidi nucleici e delle proteine, e per questo sono disponibili strumenti e tecnologie avanzate, tra cui il sequenziamento massivo del DNA e la stampa 3D di modelli biologici. Ulteriore settore di studio, peraltro molto attuale, è quello della ricerca traslazionale, la cui ultima finalità sfocia nell'applicazione dei risultati della ricerca di base alla pratica clinica, per la cura cosiddetta su misura di ogni singolo paziente. In tale ambito opera in particolare il Centro di Ricerca Interdipartimentale di Diagnosi Molecolare e Terapie Avanzate, con strumentazione altamente tecnologica di ultima generazione e istituito grazie ad una donazione di fondi canadesi a seguito del sisma del 2009. È inoltre di rilievo la ricerca clinica, anche svolta presso le strutture ospedaliere della ASL. L'area della psicologia offre la possibilità di frequentare diversi laboratori, in cui si svolgono studi di grande attualità. Il laboratorio dell'analisi dei processi cognitivi nell'arco di vita, con ricerche sull'evoluzione di alcune funzioni cognitive e mirate ad individuare i fattori personali e le risorse ambientali che favoriscono un adattamento positivo dei giovani, operando come fattori di prevenzione ai comportamenti rischio, e ancora il laboratorio della psicofisiologia del sonno e neuroscienze cognitive, che si incentra sullo studio delle relazioni tra sonno, processi cognitivi ed emozionali e sull'alterazione del ritmo sonno-veglia. Il laboratorio di epidemiologia e neuropsicologia clinica dell'autismo, sede dello studio delle abilità socio-emotive di persone con autismo tramite l'uso di test, robot e sistemi immersivi di realtà virtuale. Infine, per ultimi ma non meno importanti, citiamo i laboratori dell'area delle scienze motorie, quello di analisi del movimento, di valutazione funzionale per l'esame delle capacità motorie attraverso test diretti mediante il metabolimetro, il lattacidometro, la pedana di Bosco per la valutazione della forza,
e il laboratorio di biomeccanica del sistema muscolo-scheletrico ed analisi cinematica, in cui si effettuano analisi del movimento corporeo anche su pazienti affetti da patologie, nonché studi degli effetti indotti sul sistema neuromuscolare ed endocrino da vibrazioni del corpo generate da appositi strumenti. Vi aspettiamo quindi per un'esperienza formativa che possa arricchirvi nelle vostre conoscenze e competenze per un inserimento più veloce nel mondo della professione che sceglierete. Il Centro di Microscopie dell'Università degli Studi dell'Aquila offre servizi di supporto all'attività scientifica, didattica, di ricerca di terza missione dell'Ateneo nel campo delle scienze microscopiche, con particolare riguardo agli ambiti delle scienze biometriche e dei materiali nell'area tecnologico-fisica nei campi affini. Le attrezzature del centro sono orientate principalmente all'imaging, la microanalisi RX, la spettroscopia infrarosso, integrano la caratterizzazione morfologica morfometrica con analisi di natura fisico-chimica. Cari ragazzi, questo laboratorio di microscopia è un laboratorio di microscopia che serve soprattutto per l'allestimento di preparati istologici, che vengono prima osservati dopo essere stati preparati sommariamente con dei microscopi che sono già disposti in questo laboratorio, e vengono preparati i vetrini con l'apparecchio che vedete lì dietro, che è un microtomo, che serve per preparare delle sezioni di tessuto che poi vengono deposte sul vetrino e colorate. In questa prima fase si fa un'osservazione sommaria, la colorazione, e dopodiché per l'osservazione più dettagliata ci spostiamo nel laboratorio di microscopia 2. Ecco, benvenuti nel laboratorio di osservazione. In questo laboratorio, come vedete, sono disponibili una ventina di microscopi, ognuno dedicato a ogni singolo studente che farà le sue osservazioni sui preparati che vengono forniti dal docente, e addirittura ci sarà la possibilità di fare osservazioni guidate con il microscopio connesso alla telecamera e al computer, che aiuta gli studenti nell'osservazione del vetrino. Qui ovviamente massimo distanziamento possibile, i ragazzi lavorano in sicurezza e hanno la possibilità di osservare tessuti e preparati istologici già dal primo anno di studi, sia per gli studenti di scienze biologiche che di biotecnologie che di scienze ambientali. In questo laboratorio di biologia cellulare, anche questo utilizzato moltissimo dagli studenti del primo anno di scienze biologiche e di biotecnologie, vengono lavorate le colture cellulari eucariotiche, quindi parliamo di cellule animali soprattutto, e vengono utilizzati sia strumenti come microscopi ottici rovesciati, perché in realtà servono per l'osservazione delle cellule vive, che cappe a flusso laminare, e l'incubatore a CO2 che permette la crescita delle cellule stesse. Ora, questo è il laboratorio di biochimica e biologia molecolare, dove vengono studiate proteine e DNA. Uno degli strumenti che viene utilizzato per tutte e due queste metodiche è sicuramente lo spettrofotometro, ma ovviamente anche altre tecniche vengono utilizzate e realizzate in questo laboratorio. Anche qui un ampio spazio a disposizione degli studenti, con delle stufe, una cappa per lavorazione eventualmente di batteri, e poi ovviamente c'è, per chi si occupa di biologia molecolare, la PCR, che è la macchina che serve per amplificare gli acidi nucleici, siano essi DNA o eventualmente RNA. Questa è la famosa PCR che noi utilizziamo in tutti quanti i laboratori per amplificare il materiale genetico che abbiamo estratto, e vedete, è una macchina termociclatore, una macchina riscaldata che appunto fa cambiare la temperatura in modo ciclico, e si può utilizzare appunto per amplificare acidi nucleici di qualunque tipo. Normalmente si lavora col DNA, ma si può lavorare anche con l'RNA. In questo laboratorio di microbiologia vengono lavorate e studiate le colture cellulari microbiche per i ragazzi dei corsi di studio di scienze biologiche e biotecnologie. Questo è uno strumento che serve per la crescita dei batteri, e in questo laboratorio è possibile fare tutto ciò che di solito si fa in un laboratorio di microbiologia, dalla crescita in coltura liquida alla crescita su piastra, che è permessa grazie all'utilizzo di una cappa a flusso laminare che vedete alle vostre spalle, e anche ad altri strumenti come per esempio il contacolonie, che permettono di stimare la crescita dei batteri stessi. Qui siamo nel laboratorio di botanica e scienze ambientali, un laboratorio didattico interdisciplinare
com'è proprio lo spirito delle materie legate all'ambiente. Quindi in questo laboratorio gli studenti fanno attività pratica volta al riconoscimento per esempio delle specie vegetali, animali, delle caratteristiche morfologiche, fanno anche delle attività di valutazione per esempio dell'inquinamento delle acque, quindi un po' è un laboratorio che racchiude tutte le valenze del percorso didattico di scienze ambientali, sia della laurea triennale che di quella magistrale. Ovviamente a questi laboratori si accompagnano anche i laboratori di ricerca presenti presso la sezione di scienze ambientali. Il giardino alpino di Campo Imperatore è localizzato lungo il pendio meridionale di Monte Aquila, sul versante occidentale del Gran Sasso d'Italia, ad una quota di 2.117 metri sul livello del mare, nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Fondato nel 1952 dal professor Vincenzo Rivera, primo rettore dell'Università dell'Aquila, è attualmente gestito dalla sezione di Scienze Ambientali del Dipartimento di Medicina Clinica, Sanità Pubblica, Scienze della Vita e dell'Ambiente. Il giardino è luogo di attività di ricerca rivolta alle specie e alle comunità vegetali dei settori altitudinali. Vengono effettuati studi applicativi sulla propagazione gamica ed agamica, micropropagazione, finalizzati alla riproduzione di piante rare e di particolare interesse ambientali, fitoterapico e etnobotanico, come Artemisia erianta, Leontopodium nivale, Androsa cematilde. Nel giardino è presente una stazione di monitoraggio aerobiologico finalizzato alla cattura ed alla identificazione delle particelle aerodisperse quali pollini e spore fungine ed a studi inerenti i cambiamenti climatici. Il giardino organizza seminari per studenti e docenti, convegni, stage e conferenze aventi per tema la biodiversità, con particolare riguardo alla flora, alla vegetazione ed alla fauna di altitudine. Numerosi sono gli studenti ed i borsisti universitari che con entusiasmo partecipano alle diverse attività proposte. L'Ateneo ed il Dipartimento VESPA si stanno da tempo adoperando per permettere ed incrementare la ricerca e l'attività del giardino alpino di Campo Imperatore. Bene, allora siamo giunti alla fine di questa prima sessione. Io ringrazio tutti gli intervenuti, i partecipanti, i relatori, gli studenti che hanno dato un contributo importante e lascio la parola alla collega del Dipartimento MESBA che presenterà la seconda sessione, modererà la seconda sessione che invece è orientata all'illustrazione dei corsi in area sanitaria. Grazie ancora per la partecipazione e speriamo davvero di potervi ospitare numerosi e quanto prima possibile. Grazie.